Buongiorno e benvenuti a buonasera e ben ritrovati al nostro seminario. Intanto, come avevo anticipato prima, i prossimi interventi dovranno essere contingentati assolutamente non più di 10 minuti l'uno, perché abbiamo anche poi la necessità, per ragioni anche di cortesia, di terminare ad un orario congruo. Ricordo che in Francia alle 18 inizia il coprifuoco e alle 17 chiudono gli uffici, quindi dobbiamo essere veramente veloci. Allora, prima di iniziare con l'intervento previsto, intendo dare la parola a Lorenz Pinelli, che prima, diciamo, per un errore, diciamo, di comunicazione era stato interrotto, quindi gli chiederei di concludere l'intervento che, diciamo, aveva lasciato a metà. Oui, merci beaucoup. Donc, grazie, grazie. Merci beaucoup. Et pour conclure, donc, et compte tenu des nombreuses et riches interventions de ce matin, il y a donc certains aspects des présentations de nos partenaires qui ont dû être raccourcis, et afin de permettre à tous, évidemment, de faire une pause. Merci à nos traducteurs aussi. Et donc, nous allons continuer et poursuivre avec attention cet événement qui nous est cher. Et donc, afin de conclure sur la partie dédiée ce matin, donc aux itinéraires corses, et de manière très rapide, je souhaitais ainsi vous présenter l'intervention de la ville de Bastia dans le cadre de Great Access. La ville de Bastia a donc aménagé un sentier d'anciennes parcelles agricoles afin d'illustrer la dynamique commerçante de Bastia au cœur de l'espace tyrrhénien. C'est une grande partie de l'agriculture bastiaise qui était en effet destinée à l'export. Cet environnement, cette parcelle située en plein cœur du centre ancien et apporte un éclairage nouveau au parcours patrimonial déjà existant sur le centre historique de Bastia. Par ailleurs, une application smartphone permettra notamment au public à mobilité réduite de le redécouvrir tout en préservant l'intégrité du site. Pour conclure, donc, ce site, composé de terrasses agricoles et de ruines, a fait l'objet d'une réhabilitation pour le rendre accessible en tant que sentier. Reprise des murs et des escaliers, création d'un accès sécurisé et mise en sécurité des ruines. Le projet à terme est qu'à partir de ce sentier soit permis une circulation pédestre nord-sud par les hauteurs de la ville. Par ailleurs, des rappels du sentier sont créés dans la ville à travers des plantations en lien avec les essences du Guadé. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au modérateur pour poursuivre l'ordre du jour. Merci. Grazie. Grazie alla signora Pinelli. E adesso lascio la parola ad Eleonora Berti, direttrice della Fondazione Europea delle Città Napoleoniche, e Jacques Mattei, responsabile progetti Federazione Europea delle Città Napoleoniche, un intervento dal titolo Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e Destination Napoleon. Buonasera, introdurrò la Federazione Europea delle Città Napoleoniche, poi Jacques Mattei parlerà più specificamente dei progetti che stiamo conducendo. Cerco subito di condividere lo schermo. Vediamo. Scusate, ma sono sul telefonino, ci sono stati un po' di problemi di connessione. Allora, vediamo un po' se da telefono riesco a condividere la. Condivisione, solo un attimo. Riuscite a vedere? Sì. Benissimo. Allora. Hop.
Vedete? Sì, tutto corretto. Benissimo. Allora, modalità presentazione. Allora, eccola qua. Va bene? Perfetto. Allora, la presentazione ha come tema Destination Napoléon, che è l'itinerario culturale portato dalla Federazione Europea delle Città Napoleoniche, di cui alcune delle vostre delle città che partecipano a Great Access fanno parte, e nel quadro degli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa. Ad oggi, 2021, sono 40 gli itinerari culturali certificati. Io adesso dirigo la federazione dall'inizio dell'anno e ho lavorato per 10 anni a Lussemburgo all'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali. Dunque, appunto, il programma degli itinerari possiamo dire che è veramente la grande famiglia a cui Destination Napoléon appartiene, insieme ad altri itinerari quali la Via Francigena, il Cammino di Santiago ed altri ancora che presentano varie tematiche per leggere il patrimonio culturale e i territori dell'Europa contemporanea. Come gli altri itinerari culturali certificati, anche Destination Napoléon deve rispondere ai criteri e ai valori portati dal programma, grazie a cui appunto ha ricevuto e mantiene la certificazione. Primi fra questi la ricerca e lo sviluppo sulla tematica, la messa in evidenza e quindi la promozione della storia del nostro continente attraverso azioni che implicano i territori e ovviamente delle azioni che sono indirizzate al pubblico dei giovani, che sono i cittadini europei del domani, la pratica contemporanea sia della cultura che dell'arte e, ultimo ma non meno importante, lo sviluppo culturale e il turismo sostenibile, che è uno degli aspetti che Great Access, incoraggia e promuove grazie alla creazione degli itinerari, nell'ambito tirreno. Ad oggi la federazione comprende più di 60 città in 13 paesi del Consiglio d'Europa, quindi dal Portogallo fino alla Federazione Russa. La federazione è stata creata da IACCIO nel 2004 e l'itinerario culturale Destination Napoléon presentato dalla federazione è stato riconosciuto nel 2015 come itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Questo significa che anche le attività che sono condotte in seno alla federazione devono rispondere a tutti questi valori che la certificazione implica. Gli eventi che vengono condotti, ma molte delle vostre città lo sanno bene proprio perché sono parte in causa degli eventi e della vita della federazione, sono rievocazioni, conferenze e esposizioni. Ma ciò che ci caratterizza rispetto ad altre federazioni, ad altre associazioni, ad altre organizzazioni che muovono la storia napoleonica, è il cercare di utilizzare Napoleone come chiave di lettura dei territori e presentare Napoleone in un aspetto europeo, quindi dare una lettura multiprospettiva da tutti i punti di vista. Ovviamente la percezione di Napoleone in Corsica, in Toscana o in Spagna, in Portogallo è completamente diversa e quindi grazie alle attività condotte sui territori cerchiamo di dare questo approccio ricco europeo rispetto alla tematica che cerchiamo di sviluppare insieme alle nostre città. Uno degli aspetti più importanti su cui la federazione è impegnata, come nel caso del vostro progetto di Great Access, sono i progetti europei, in particolare gli Interreg, che sono in effetti i progetti più consoni per attivare delle cooperazioni transfrontaliere che sono auspicate dal programma degli itinerari e che sono veramente il core business della federazione. Fra questi programmi, un altro su cui lavoriamo si chiama NAPOCTEP ed è un Interreg Spagna-Portogallo che anche lì si impegna a cooperare, a mettere in essere delle cooperazioni transfrontaliere in ambito turistico. Quindi le strategie turistiche vanno al di là della scala regionale per avere e comprendere degli aspetti transfrontalieri europei, sviluppando delle economie soprattutto in zone rurali e nelle aree interne che sono adesso col Covid percepite come le aree più sicure, ma fino a prima della pandemia erano considerate invece delle zone più arretrate, più in difficoltà per quanto riguarda lo sviluppo economico e lo sviluppo di un turismo anche culturale. Dunque, uno dei nostri scopi anche nel partecipare a progetti europei è quello di creare dei modelli che poi siano replicabili anche attraverso altri progetti europei in altri territori attraverso l'Europa, lungo appunto Destination Napoléon. Fra le attività che la federazione sviluppa ci sono le creazioni di sinergie, quindi sia sinergie attraverso i progetti comuni tra le nostre città,
che anche sinergie tra gli attori che sono essenziali per la promozione dei nostri valori e per far conoscere il patrimonio culturale su cui lavoriamo, quindi il patrimonio dell'epoca napoleonica. I musei sono fra questi, sono le organizzazioni che rappresentano come una porta sul patrimonio che noi vogliamo mettere in avanti e promuovere, e per questo proprio durante la pandemia abbiamo iniziato a riunire attorno a un tavolo virtuale i musei per creare delle sinergie e delle strategie comuni, e al momento si sono federati 35 musei che provengono da 9 paesi europei. Quindi diciamo che la federazione ha come scopo quello di creare un vero e proprio effetto rete sia fra le città membro che al di là fra le organizzazioni che possono essere di interesse per la promozione del patrimonio. Oltre a questo promuoviamo i territori dal punto di vista turistico, assicurando una partecipazione a fiere del turismo come Berlino, Parigi, Madrid, e attraverso tutta una serie di materiali di visibilità, tra questi un nuovo sito internet che Jacques Mattei vi presenterà, che appunto siano la carta da visita, il biglietto da visita delle città membro che facciano capire che ogni città lavora sì sul suo territorio, ma articolandosi in un quadro più ampio che è quello europeo. La visibilità comune evidentemente è importantissima proprio per richiamare anche sul territorio a questo senso di appartenenza ad una stessa comunità, ad una stessa federazione. Qui vedete degli esempi di logo personalizzato per la città di Iena, per la Spagna e il Portogallo, per questo progetto appunto una POCTEP di Spagna e Portogallo, tutti questi itinerari che sono stati creati, e ovviamente anche gli itinerari sul tema di Napoleone che sono sviluppati tramite Grid Access avranno il loro logo personalizzato per entrare in questa dinamica più ampia. Quest'anno sappiamo che è il bicentenario della morte di Napoleone, abbiamo creato questo marchio che è un marchio ombrello per tutte le attività che i nostri membri e non soltanto promuoveranno, in modo tale anche qui da assicurare una visibilità più ampia all'interno di un panorama più vasto ed europeo. Abbiamo creato un disciplinare per l'uso del logo e quest'anno per la prima volta lanceremo la settimana europea di Destination Napoleon, che si terrà nella settimana del 5 di maggio, dal 1 al 9, da sabato prima fino alla domenica successiva, sapendo che il 9 è anche la festa dell'Europa. Quindi celebreremo questo nostro approccio europeo durante tutta la settimana, in particolare con un evento culminante il 9. Quindi vi chiediamo se nelle vostre città ci sono delle attività che celebrano la storia napoleonica e interpretano il patrimonio napoleonico, di poterci contattare in modo tale da usufruire anche del nostro logo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata nei tempi. Lascio la parola a Jacques Mattei, che vi presenterà il nostro sito internet. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, grazie. Sì, sono Jacques Mattei, quindi sono nella federazione dall'inizio. Dall'inizio della creazione nel 2004 ho fatto il direttore fino al 31 dicembre del 2020 e adesso mi concentro solo sui progetti. Allora, per fare il collegamento con Grid Access, la federazione da 10 anni ha creato un think tank, un gruppo di operatori che rimane informale, ma che è un laboratorio digitale, quindi chiamiamo diversi operatori a lavorare, a darci idee. All'interno di Grid Access la federazione ha risposto a un bando dal comune di Ajaccio e siamo stati scelti per creare l'itinerario digitale sul comune. Ci stiamo lavorando proprio adesso, sperando di poterlo mettere in atto realmente prima dell'estate, di quest'estate. Quindi diverse tecnologie, l'Ibicon, geofencing, eccetera, quindi con una piattaforma di tecnici facciamo questa proposta. Se quando non interveniamo direttamente, lavoriamo e collaboriamo con le città o anche con altri operatori che possono
posizionarsi usando anche il marchio di Destination Napoleon, ovviamente attraverso un sistema di licenze. Speriamo che, ad esempio, la città di Lucca e la provincia di Lucca potranno sviluppare un po' lo stesso modello che si sviluppa da Iaccio come itinerario digitale. Stessa cosa, visto che avevamo avuto qualche mese fa contatti con la regione Liguria e che in Liguria c'era il precedente interregno, come peraltro ad Ajaccio e in Toscana, un altro interregno che sviluppava un prodotto e circuiti napoleonici, e in Liguria era sulla riviera di Ponente alla quale avevamo partecipato. Per concludere il mio intervento e per rimanere nei tempi previsti, vorrei condividere lo schermo per farvi vedere due cose del nostro nuovo sito che sarà online alla metà febbraio, fine febbraio. Lo vedete? Sì, sì, sì. Ok, allora solo un minuto, non vi presento, però si vede, ma sembra che c'è un piccolo problema. Eccoli lì. Ecco, quindi questo sito ovviamente presenta le città, le nostre attualità, eccetera, ma soprattutto un sistema di mappe interattive. Presentiamo tutte le nostre città, sia quelle con le quali siamo, che sono direttamente membri della nostra federazione, che quelle che sono solo in partnership con noi. Quindi c'è una presentazione di ogni città, una presentazione generica, con dei link, eccetera. Più stiamo costruendo i circuiti e la presentazione, adesso siamo solo all'inizio, ma prima della metà febbraio sarà pronta anche questa parte, dei circuiti potenziali. Come l'ha detto Eleonora, avremo anche la possibilità di presentare la rete dei musei, di questi 35 musei, che sta crescendo, stesso sistema, tutti i musei saranno presentati con dei link. Ultima attività che facciamo in questo momento è la creazione di mostre virtuali. Lavoriamo su delle mostre presenziali in presenza fisica, però come c'è ancora tanta incertezza in diversi posti d'Europa, lavoriamo anche per sviluppare tutta una serie di mostre virtuali. Ovviamente il nostro sito è aperto a chi vuole fare, chi ha dei circuiti che riguardano anche Napoleone ovviamente, ma anche i territori, perché noi Napoleone è solo la porta di entrata. Sarebbe interessante, se collaboriamo noi possiamo aprire anche questa possibilità di riprendere altri circuiti e farne la promozione qui. Ho finito qui. L'unica cosa, ovviamente, come federazione, come itinerario culturale europeo, siamo totalmente disponibili a accogliere contatti, chi è interessato alla storia napoleonica. Noi siamo una struttura che dà opportunità alle città, ai territori. Napoleone è un brand internazionale, abbiamo sviluppato per 2 anni, siamo sul mercato cinese. Ovviamente adesso c'è qualche problema, però abbiamo la capacità anche di andare a cercare mercati lontani. Grazie. Grazie. Adesso con piacere do la parola a Roberta Martinelli, presidente dell'Associazione Napoleone Elisa da Parigi alla Toscana, rappresentante per la Toscana occidentale dell'Associazione di Storia Napoleonica Souvenir Napoleonien. Un'associazione anche di riferimento scientifico e progettuale per Palazzo Ducale, dove abbiamo la mostra permanente Il naso e la storia, percorso olfattivo accessibile e valorizzazione del percorso napoleonico di Palazzo Ducale. Roberta Martinelli parlerà sul tema sulle tracce di Bonaparte in Toscana, percorsi fruibili e da valorizzare. A te la parola, Roberta.
Mi chiamo Roberta Martinelli. Mi sa che non è presente, magari andiamo avanti con il dottor Figus. Allora lascio la parola a questo punto al dottor Antonello Figus, presidente dell'associazione Itinera Romanica, capofila della passata programmazione del progetto Itercost per la valorizzazione del patrimonio del romanico anche sul nostro territorio. Abbiamo già detto Pievi della Versilia e della Brancoleria. Il dottor Figus tratterà del romanico linguaggio comune europeo. Lei la parola. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie anche per l'opportunità che vi viene concessa. Provo a condividere subito lo schermo. Non so se vedete, sì. Li vediamo, basta condividere in presentazione. Vediamo se lo trovo. Prema pure F5 sulla sua tastiera, dottore. Sì, però non riesce ad andare. Allora guardi in basso a destra, c'è il 91%, vede? In basso a destra, a destra. Ecco lì, a sinistra del 91. A sinistra, quel bottone lì. No, quello più a destra, quello, sì. Perfetto, adesso va bene? Perfetto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Parleremo di romanico, quindi torniamo un po' indietro nell'era storica rispetto a quella che abbiamo appena sentito di Napoleone e... Itinera Romanica, Amici Romanica, un'associazione che nasce nel 2011 come prodotto del progetto europeo Itercost della programmazione del Marittimo Italia-Francia 2007-2014 e il suo programma praticamente si fonda anche sulla valorizzazione e sulla portare a conoscenza di questo grande patrimonio del monumentale romanico dell'isola. In quanto fino ad allora è rimasto semplicemente nelle aule magari universitarie, quindi poco conosciuto dalle persone, ma anche dalle istituzioni locali. Diciamo che questo percorso è andato di pari passo con quello del comune di Santa Giusta, che ha costruito invece una rete istituzionale di comuni, da prima con 25 comuni, coi quali ha appunto capofilato il progetto Itercosi, che ha coinvolto appunto anche le province di Pisa e di Lucca e la regione Corsica. E appunto il bando stesso prevedeva la nascita di un soggetto che avrebbe poi mantenuto in vita, diciamo così, l'itinerario finanziato. Così nacque appunto l'associazione Itinera Romanica Amici Romanico, che in tutti questi anni appunto ha promosso tanti progetti per avvicinare, per far conoscere il patrimonio romanico sardo, facendo anche delle visite guidate quasi tutte le domeniche primaverili e autunnali, cicli di conferenze, seminari, convegni nazionali e internazionali che ci hanno permesso di metterci in contatto anche con altre associazioni che trattano gli stessi argomenti in Spagna piuttosto che nel nord Italia e in altre regioni italiane, al di là della Corsica appunto e della Toscana. Appunto abbiamo creato questa rete di comuni, abbiamo dato supporto al comune di Santa Giusta, di cui in quegli anni appunto ero sindaco, per creare questa rete di comuni del romanico che attualmente sono circa 70, che coinvolge anche le due università di Cagliari e di Sassari, le soprintendenze isolane e le diocesi della Sardegna. Ha dato supporto in tutti questi anni ai tre progetti europei che hanno coinvolto appunto il comune di Santa Giusta, Itercost, come già detto, ma Gritaccio quest'ultimo, e Itinera Romanica Plus, che è ancora in corso, sempre con gli stessi
partner a trattare chiaramente gli stessi argomenti alla valorizzazione del patrimonio romanico dell'Alto Tirreno, appunto in queste regioni. In questa fase anche coordina il processo di costituzione della fondazione che chiameremo Sardegna Isola del Romanico, che coinvolge appunto circa 60 comuni, sempre col partenariato che ho già annunciato, delle diocesi sarde, le sovrintendenze, le università di Cagliari e Sassari. Perché un linguaggio comune europeo? Perché è il patrimonio culturale che ci lega maggiormente all'Europa. Diciamo che il patrimonio sardo culturale per eccellenza è quello nuragico, ma chiaramente non avendo degli altri riferimenti di questo tipo nelle altre parti d'Europa, difficilmente si può collegare e si può far conoscere. Invece il romanico presente in tutta Europa e fortemente presente nella Sardegna, sicuramente è quel linguaggio che meglio ci fa conoscere, che meglio ci consente di relazionarsi con le altre, con gli altri patrimoni e itinerari culturali europea. D'altronde corrisponde anche al periodo storico nel quale la Sardegna ha avuto più lustro. La Sardegna era governata, divisa in quattro giudicati, in quattro piccoli regni che dialogavano con tutte le potenze e regnanti in Europa. Questo ha fatto sì che la Sardegna fosse fortemente collegata con tutte le altre parti d'Europa, e da lì arrivarono appunto le maestranze, perché la maggior parte di queste chiese furono commissionate dagli stessi giudici o re che stavano a capo di questi giudicati o regni, e quindi importavano, ecco, queste maestranze, questi architetti, professionisti da diverse parti d'Italia e d'Europa. Non solo, ma hanno fatto sì anche che la maggior parte degli ordini monastici presenti arrivasse in Sardegna, per gli Ettini, Cistercensi, Vittorini, Vallombrosani e quant'altro, che hanno arricchito appunto il patrimonio romanico in Sardegna di tutte queste specificità. Possiamo dire oggi che la Sardegna è un piccolo continente romanico perché racchiude, ecco, diversi stili, diverse architetture che si rifanno sempre al romanico, ma con sfumature diverse che appunto derivano dagli accordi che i quattro regni stabilivano a livello europeo, e quindi da lì portavano la tipicità del romanico. Appunto il periodo romanico, dalla fine del X secolo fino alla formazione appunto dell'arte gotica, cioè fino a tutto il XII e il XIII secolo, corrisponde al periodo appunto in cui la Sardegna era governata da questi giudici. Al momento stiamo collaborando appunto con l'assessorato degli enti locali della regione Sardegna per come soggetto attuatore col comune di Santa Giusta del Centro Europeo di Documentazione del Romanico, in cui appunto l'accessibilità è garantita in modo virtuale, quindi sarà ricostruito come realtà immersiva ed aumentata attraverso appunto gli strumenti che ormai conosciamo un po' tutti, degli Oculus, la possibilità di eseguire un volo tridimensionale in tutta la Sardegna e di atterrare su ogni monumento della rete e poterlo visitare internamente o esternamente con la risoluzione dell'ultima 3D. E ancora lo sviluppo appunto di una piattaforma che ci consentirà di mettere a sistema tutti quelli che sono gli operatori della gestione dei siti, che adesso diciamo lavorano un po' in autonomia, ecco, invece una piattaforma che li metta tutti in contatto e che sia poi gestita da un numero verde, appunto abbiamo chiamato del Romanico, che consente, una sorta di call center del Romanico, che consentirà a tutti i turisti che vorranno visitare le chiese romaniche in Sardegna di avere un unico numero di riferimento e avere tutte le informazioni necessarie per come arrivarci, ma anche per la visita. Questo è fondamentale, in quanto molte delle chiese romaniche in Sardegna sono delle chiese rurali, che prima erano inserite in piccoli villaggi che oramai sono scomparsi, villaggi medievali, che rimane appunto solo il monumento romanico a testimoniare anche la presenza di quel villaggio scomparso. Ancora in ognuna di questi monumenti, di queste chiese,
sarà installato, saranno installati dei beacon che quindi interagiranno con gli smartphone e potranno appunto, nel caso, come spesso accade, le chiese romaniche campestri sono chiuse, si potranno visitare virtualmente, sempre attraverso lo smartphone, con una ricostruzione in 3D del monumento e poter accedere a quell'altro bene importantissimo che è custodito all'interno delle chiese romaniche sarde, che sono praticamente lo scrigno delle opere artistiche più importanti, di maggior rilievo, che abbiamo in Sardegna, costituite appunto dai retabili, dalle statue lignee, dalle sculture lignee e marmore. Quindi un grande patrimonio, insieme al monumento, viene custodito all'interno di queste chiese. Ecco, le esperienze, soprattutto di Itarkos, che è stata la prima grande esperienza immersiva in quella che era il grande patrimonio del romanico dell'Alto Tirreno e che ci ha concesso di confrontarci e di lavorare insieme, di costruire insieme agli altri partner per così tanti anni, sta portando adesso a un passo ulteriore, che è quello appunto, come annunciato prima, della costituzione di una fondazione che abbiamo chiamato appunto Sardegna Isola del Romanico. L'ambizione, tra i 60 comuni già che hanno dato disponibilità di adesione, è quella di portarla a 110, che sono i comuni nella maggioranza nei quali insomma viene custodito il monumento o più di un monumento romanico, creando un soggetto stabile che abbia appunto anche la personalità giuridica per poter partecipare insomma a qualunque tipo di bando, di progetto, e di portare avanti, facendo anche un passo avanti nella creazione, nella divulgazione di questo itinerario. E sentivo prima insomma chi mi ha preceduto, anche il romanico ha un suo itinerario europeo, che è transromanica, che arriva in Italia solo fino al nord, nelle regioni del nord. Ecco, una ambizione futura potrebbe essere quella di creare un braccio mediterraneo di transromanica, transitando appunto nelle regioni con le quali abbiamo costruito questo percorso, fino ad arrivare appunto a Corsica, Sardegna, insomma Liguria, e Corsica e Pacat. Abbiamo il compito principale, l'obiettivo principale della fondazione sarà quello di portare avanti questo grande progetto che abbiamo già realizzato, che si chiama appunto Parco Monumentale del Romanico in Sardegna, che appunto all'interno del quale sono inseriti tutti gli obiettivi che intendiamo percorrere nel prossimo futuro. Una scommessa importante appunto, che coinvolgerà 110 comuni, ma con l'ausilio dei partner fondamentali che già ci hanno assicurato la loro disponibilità, e ci auguriamo anche con la prossima programmazione Interreg sul marittimo Italia-Francia, ci sarà occasione per presentare progetti e andare in questa nuova direzione. Penso di aver centrato l'obiettivo anche del tempo. Vi ringrazio a tutti per il tempo dedicato e ci sentiamo per le prossime occasioni. Grazie. Grazie al dottor Fibus. E adesso richiamo la dottoressa Roberta Martinelli per il suo intervento. Ciao Roberta. Ciao, buongiorno a tutti. Mi scuso, ma avevo memorizzato 15:30, non so per quale motivo. Io farei una breve esposizione e poi passerei alle immagini dopo, per evitare di farvi perdere ulteriore tempo con la mia poca bravura col computer. Quindi, alcune cose sono già state anticipate da chi mi ha preceduto, cioè dal dottor Maurizio Martinelli. Comunque, io quello che presento, la proposta che presento oggi qui in questa sede così importante, è l'esito delle mie esperienze maturate nel ruolo di direttore del Museo Nazionale delle Residenze di Napoleone all'Elba, assessore beni culturali dell'amministrazione del comune della provincia di Lucca e attualmente presidente dell'associazione Napoleone Elisa da Parigi alla Toscana.
Queste esperienze mi hanno condotto ad elaborare una strategia di valorizzazione e promozione dell'identità napoleonica in Toscana. È una strategia che muove dall'acquisizione di due punti fermi. Primo, il riconoscimento dell'alta densità napoleonica della regione toscana. È l'unica regione in cui tre generazioni di Bonaparte sono venuti o per governare, o per villeggiare, o per risiedere, o per qualsiasi altro motivo. Ed è una grande, ed è secondo me una grande, ha una grande potenzialità di attrazione questa peculiarità della Toscana. Naturalmente, diciamo che fa parte tutto questo di una tessera, di un mosaico molto più complesso. Abbiamo visto quello che ci ha presentato, tutti i vari progetti che ci sono stati presentati dal dottor Martinelli, e poi sappiamo quanto la Toscana, dal punto di vista turistico, offre di tutto e di più. Quindi però secondo me c'è anche posto per questo spazio ben delimitato, che ha poi già un suo pubblico di appassionati, come tutti sapete. Per quanto attiene all'alta densità napoleonica nel territorio toscano, basterà sottolineare la straordinaria coincidenza di vicende e situazioni come i cruciali 10 mesi di dell'imperatore Napoleone all'Elba, il principato di Lucca, affidato alla sorella Elisa, che poi diventerà anche granduchessa di Toscana. A questi due capitoli centrali, però, questo è importante secondo me, si collega una fitta realtà di eventi napoleonici che si distende per gran parte della regione, tanto da farci affermare che la Toscana nella quale viviamo ed operiamo reca l'impronta del complesso dei mutamenti realizzati nel periodo napoleonico. Naturalmente questo sarebbe oggetto di una conversazione, diciamo, di un'ora di storia, ma diciamo, visto che ci rivolgiamo a un pubblico di esperti, la do per scontata. La mappatura dei luoghi, però, della memoria napoleonica in Toscana, secondo me, è la prima, diciamo, l'operazione che deve precedere deve precedere anche la loro valorizzazione. Riassumendo brevemente, proprio la regione toscana nel 2006, ci sono già state cioè delle iniziative, cioè la regione toscana nel 2006 pubblicò un libro sia in italiano che in francese intitolato Sulle tracce di Napoleone ed Elisa, percorsi e luoghi nelle terre della costa toscana, che raccoglieva il lavoro svolto dalle province di Lucca, che era capofila, Livorno, Massa Carrara e Pisa. Poi tutti conoscete il progetto Bon Esprit, che ha proprio fatto una schedatura molto molto completa ed esaustiva di tutti i segni, i luoghi e gli oggetti e anche diciamo i posti simbolici per il periodo napoleonico. E anche qui è stato il lavoro, è stato riversato in parte in una pubblicazione I luoghi di Napoleone, un viaggio tra Liguria, Corsica, Sardegna e Toscana, edita a cura del Touring Club in italiano, inglese e francese. Rispetto a quell'operazione di quegli anni passati, però, sono da registrare significative novità intervenute ad arricchire in questi ultimi anni la geografia della Toscana napoleonica. Mi riferisco al Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica di Castiglion Fiorentino, alla Cantina Petra e alla Villa Reale di Marlia. Sono, diciamo, tre situazioni molto diverse, con, diciamo, privati e pubblico che si alternano, però sono estremamente interessanti. È muovendo da questa considerazione che si matura la consapevolezza, però, della necessità di una strategia unitaria di valorizzazione e promozione finalizzata all'obiettivo di dare visibilità alla grande offerta toscana di luoghi napoleonici. Una strategia che prevede un centro dirigente agile e dinamico, capace di interloquire nel più assoluto rispetto delle loro autonomie con quei soggetti istituzionali e con quelle realtà associative che rappresentano il nucleo portante dell'operazione. Il centro dirigente che si intende attivare, o che mi piacerebbe poter attivare, per ora non ci sono ancora riuscita, dovrebbe essere in grado di coordinare i tanti soggetti che sono già impegnati, facendo al contempo crescere il senso della loro appartenenza ad una rete che trae proprio dalla sua essenza di organismo connettivo di realtà diversamente caratterizzate la ragione più forte della sua iniziativa, che si articola lungo la duplice direttrice dell'unità e dell'autonomia. Va da sé che il centro dirigente, che potrebbe nascere in seno a un auspicabile progetto regionale Napoleone in Toscana, avrebbe anche la funzione di rappresentanza nelle sedi internazionali delle varie realtà toscane.
Per acquisire però credibilità a un'operazione del genere, secondo me, perché molto spesso se ne parla ma poi non si riesce a tradurre in pratica quello diciamo che abbiamo in mente, dovrebbe concretizzarsi in tempi brevi. E proprio per questo mi farebbe piacere se, visto che il 2021 è un anno un po' disgraziatello, però è anche sono 200 anni della morte di Napoleone, ci sono progetti un po' in tutta Europa, come sicuramente diranno meglio di me, mi farebbe piacere se questo progetto potesse almeno vedere la sua diciamo codificazione, il suo protocollo d'intesa entro la fine dell'anno. Comunque, secondo me, bisogna partire dalle posizioni consolidate. Scusate, questa cosa che dico è una cosa piccola, però si potrebbe realizzare nell'immediato. Secondo me sarebbe un segno importante per far capire quanto diciamo eredità di Bonaparte è ancora presente in Toscana. Quindi partire dalle posizioni consolidate, mi riferisco ovviamente al Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dell'Elba, che potrebbe rappresentare un'eccellenza internazionale, e dal quale però far partire un percorso che conduca alla scoperta di musei dove si conservano importanti testimonianze della vicenda napoleonica. Ho parlato di musei perché volevo parlare di strutture o comunque situazioni che sono già aperte al pubblico e non creano quindi quella serie di problematiche che sappiamo tutti quando dobbiamo metterci intorno a un tavolo con varie istituzioni, compreso i privati. Si tratta di musei già inseriti per altre ragioni nei circuiti di visita, ma che quando fossero individuati con questa nuova identità ne ricaverebbero una sicura valorizzazione e al tempo stesso farebbero aumentare la dimensione dei luoghi della memoria napoleonica. Nei luoghi della memoria hanno titolo anche per stare quelle evidenze paesaggistiche ambientali che recano l'impronta di Napoleone. Si tratta di spazi già coinvolti dai flussi turistici che, una volta individuati e percepiti per l'identità napoleonica, possono vedere un notevole incremento nella loro attrattività. Mi riferisco in questo caso al Parco di Montione, in Avalcorni, al percorso olfattivo realizzato in Palazzo Ducale a Lucca, dove attraverso l'esperienza sensoriale è possibile entrare nel vivo di quello straordinario mutamento botanico-floreale che seguì all'arrivo delle nuove essenze dall'Australia. Un'esperienza altamente qualificata è quella rappresentata dall'operazione a Suvereto, dal complesso della Cantina Petra, che con un intervento filologicamente impostato e svolto ha riprodotto la vigna e il giardino della principessa Elisa. Questa linea dell'osservanza filologica guida anche l'operazione che la nuova proprietà ha avviato nel vasto ambiente della Villa Reale di Marle, operazione questa di grande spessore e di altrettanto grandi prospettive, della quale ne riferirà ovviamente più dettagliatamente la dottoressa Michela Fopan, che è compresa fra i nostri intervenuti. Io ora provo a condividere lo schermo. Scusate, vi volevo far vedere alcune immagini commentandole brevemente, se ho tempo ancora. No. Perché? Che succede? Ecco. Scusate. Succede qualcosa? Vediamo le diapositive, dottoressa. Allora, andiamo alla prima, magari. Ecco, questa era... Mi sentite, no? Questa era per l'immagine di tutti Bonaparte che hanno avuto residenza in Toscana o vi hanno abitato per un certo periodo. Come vedete, sono tre generazioni complete. Questa è una piccola mappa che avevo preparato, ma solo, diciamo, come vedete, è una bozza, delle presenze dei luoghi napoleonici in Toscana, che come vedete sono molto fitti. C'è un po', diciamo, il vuoto sul Grosseto, ma tutti sappiamo che storicamente era un, diciamo, non aveva ancora, diciamo, ci sono pochi reperti napoleonici, ce l'ha fatto vedere prima quello schedato da Bonesprit. Ecco, e questo invece è quello che a cui mi appassiono di più. Questo è il Museo Nazionale della Villa La Petraia, naturalmente sono in percorso, nel percorso UNESCO delle Ville Medice, però se quando entriamo dentro, e le spiegazioni sono molto molto parziali, praticamente siamo quasi a Palazzo Ducale. Gli oggetti sono tutti, quasi tutti provengono da Palazzo Ducale, sono appartenenti al patrimonio di Elisa Basciocchi.
Ecco, questa è un'altra situazione, Palazzo Manzi. Palazzo Manzi ha una raccolta di tessuti, di tessile, e quindi qui in questa vetrina un po' così mescolata ci sono elementi del Seicento, però c'è questo bellissimo abito da gran ciambellano, ho messo qui accanto la figura di Talleyrand, non è che mi sono sbagliata, è perché ha lo stesso abito che si vede, e si vede meglio che nella diapositiva, ed è questo Garzoni, che è un personaggio notevolissimo, solo che attualmente se uno va a Palazzo Manzi non ne capisce la valenza napoleonica, perché c'è un cartellino in cui si spiega che la seta dei primi anni dell'Ottocento, cose importantissime, ma non se ne fa una narrazione del personaggio. Il personaggio conosceva personalmente Giuseppina Bonaparte, è stato innamorato di Paulina Bonaparte, giovanissima, e è a Parigi con Napoleone, gran ciambellano, ed è addirittura anche a Tilsi con lo zar. Ecco, naturalmente si tratterebbe di raccontare le cose in maniera diversa. Questo passo velocemente al Museo delle Porcellane, tanti vanno a Pitti ma non al Museo delle Porcellane, dove c'è questo servito meraviglioso regalato da Napoleone ad Elisa. Questa è la novità, è il Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica a Castiglion Fiorentino, che è aperto da poco e che merita essere inserito proprio nel percorso napoleonico. Questa è un'altra cosa, ecco, di cui magari non se ne fa cenno, cioè, però qui siamo a Siena, è un museo di rilevanza regionale, quindi il dottor Martinelli lo conosce molto bene, però queste sono le tavole anatomiche di Mascagni che però sono state realizzate in parte, anche se poi c'è tutta una discussione che ora non è il caso ovviamente, dal dottor Anton Marchi, che come sapete era diciamo al capezzale di Napoleone morente. Quindi ecco, si tratterebbe di ricollegare queste cose a Napoleone. Questo è Prato, il museo dedicato a Bartolini. Carrara lo diamo per scontata, e questa è la Fondazione Spadolini, che tutti conoscono la grande passione di Spadolini per Garibaldi, ma qui invece nella Fondazione c'è tutta una raccolta di oggetti spiritosi che Spadolini ha raccolto, a cominciare poi dal suo primo quadernino, il suo primo tema su Napoleone Bonaparte, quando era alle elementari, si vede. Questo è Montioni, cioè quindi diciamo un percorso più naturalistico, che però non è molto frequentato oggi. E questo invece è quello che vi dicevo prima, cioè da questa spedizione quasi sconosciuta di Napoleone che organizzò nella terra australi, cioè nell'attuale Australia, vennero in Europa tantissime specie botaniche. Tra queste, io cito sempre, chi mi conosce lo sa, però quella che è oggi una delle caratteristiche della Toscana, che è la mimosa. E quindi oltre a tante altre, all'eucalipto e poi altre ancora che non voglio però annoiarvi, però ha modificato questa spedizione l'aspetto proprio anche naturalistico della Toscana. Il koala ovviamente non l'abbiamo. Questo invece è l'esempio del percorso olfattivo che abbiamo installato nel 2017 a Palazzo Ducale, ed è ancora presente, attualmente chiuso per il problema del coronavirus, ma pensiamo quanto prima di riaprirlo. E qui c'è per esempio una piantina che abbiamo realizzato anche poi per il Parco Reale di Marlia, in cui si vedono disegnati con questa, diciamo, con questa grafia accattivante, quali sono le piante e quindi che cosa possiamo trovare di napoleonico in Toscana, però legate alle piante. No, non è solo la spedizione australe, ce ne sono anche altre, però vedete il glicine, la magnolia, l'albero del tulipano che è sulle mura, che è questo. Quindi diciamo una serie di... è una lettura del territorio diversa, ecco, e secondo da come l'abbiamo sperimentata anche abbastanza affascinante. Questo è quello che vi dicevo della Cantina Petra. E che cosa hanno fatto? Elisa sappiamo tutti, o forse lo dovremmo sapere, che è stata una delle prime a portare vitigni francesi in Toscana. Naturalmente aveva indicato la zona proprio di Suvereto, del Sassicaia, e quindi con l'aiuto dell'Università di Firenze hanno ripreso i vitigni antichi e hanno ritrovato dove era la vigna della principessa. E poi hanno fatto un'operazione filologica insieme al professor Paolo Emilio Tomei dell'Università di Pisa, anche se lì c'è scritto Siena, e praticamente hanno ricostruito il giardino di Elisa, cioè con però le piante autoctone. Quindi è molto interessante, perché la cantina è già attrattiva di sé, è stata realizzata da
da botta, quindi diciamo merita vederlo già per conto suo. Però poi c'è questo contesto storico legato al tema di Elisa, al tema del vino, eccetera, che secondo me merita un approfondimento. Ringraziamo. Ah, quell'ultima, guarda, la Villa Reale di Maglia, solo un'immagine, e tanto ne parlerà appunto. Diciamo, scusate per prima, scusate. Ok, grazie. Adesso lascio la parola a Jacques Lesier, direttore generale della Camera di Commercio di Nizza, Costa Azzurra, e direttore generale del porto di Vauban, che parlerà della la Camera di Commercio e Industria di Nice Côte d'Azur al servizio dell'attrattività del territorio. Bonjour à tous, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour à tous, désolé de ne pas parler italien, mais je vais tâcher de me faire comprendre en français. Je suis très heureux d'être auprès de vous. Je vais tenter de partager mon écran. Nous avons prévu. Voilà, ça va. Oui, je vais vous parler en quelques minutes. De l'enjeu d'attractivité et de connexion à la thématique Interreg Maritimo sur le territoire de la Côte d'Azur. Pour faire le lien avec les exposés précédents, dire que la Côte d'Azur, dans laquelle nous sommes des acteurs très importants économiques, est quand même une terre très bonapartiste, puisque c'est là que Napoléon a débarqué en provenance de l'île d'Elbe, et qu'il il est remonté ensuite sur Paris à travers le parcours patrimonial visité par des milliers de personnes tous les ans, qui s'appelle la route Napoléon et qui va de Golfe-Juan à Paris. Donc le patrimoine culturel et les itinéraires thématiques que nous avons mis en place illustrent bien que la culture peut être au service de l'attractivité. Vous savez qu'il y a deux accélérateurs d'attractivité principaux que sont la culture et le sport, et cela permet de pouvoir prendre en compte les enjeux économiques à partir de ces données, et c'est pour cela que l'acteur Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur se sent très concerné par ce thème. La Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, c'est un certain nombre d'implantations que vous voyez figurer sur cette carte qui correspondent sensiblement à l'implantation sur le territoire de la Côte d'Azur, c'est-à-dire le territoire des Alpes-Maritimes. Sans oublier que ce territoire est très dépendant de ses relations internationales et notamment européennes avec l'Italie et avec Monaco, qui sont sur son territoire jouxtant à l'est. Donc la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est un outil animé par des chefs d'entreprise et qui a pour but trois grandes séquences. La première, c'est d'animer économiquement le territoire. D'autre part, c'est de former, notamment des apprentis. Et enfin, c'est de gérer des infrastructures performantes au service de ce territoire. Ici, vous avez quelques exemples, les animations économiques auprès des chefs d'entreprise, notamment les plus petites entreprises, et les formations avec la remise de diplômes qui peut s'exercer tous les ans sur nos apprentis, puisque nous avons sensiblement 2400 apprentis qui sont diplômés tous les ans sur notre territoire, ce qui n'est pas neutre, parce que beaucoup d'entre eux sont au service de l'activité que nous faisons, notamment dans nos ports, pour y développer l'attractivité. Et j'y viendrai. Le développement d'infrastructures est très important en ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie. Pour mettre le focus, elle gère le deuxième aéroport de France, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, qui avant le Covid, malheureusement, avait 14 millions de passagers, ce qui le classe deuxième derrière les aéroports parisiens. Un très important aéroport de navigation d'affaires pour les jets privés, notamment à destination de Saint-Tropez, Monaco et d'Italie. Et puis, cinq ports principaux que vous voyez figurer ici. Je commence par le port napoléonien, c'est Vallauris-Golfe-Juan, bien sûr. Et puis, j'évoque le port Galice qui est situé d'un côté du Cap d'Antibes. Et j'évoque ensuite les trois ports principaux que nous animons. Le port de Nice, qui est un port multi-activité, qui a pour but, dans un écrin magnifique
historique d'être aussi la connexion avec la Corse. Le port Vauban d'Antibes, qui est le premier port de yachting en tonnage de Méditerranée, sur lequel nous avons déployé un programme Grit Access que j'évoquerai un peu plus loin. Et enfin, le port de Cannes, qui est très connu en termes d'attractivité, notamment parce qu'on y déroule le Festival de Cannes et bien d'autres animations internationales, mais aussi parce qu'il accueille tous les ans près de 500 000 passagers de bateaux de croisière. Les principaux sujets à retenir par rapport à la fréquentation touristique de notre territoire par la mer, c'est 415 000 passagers en ferry, près de 700 000 passagers croisière et près de 450 000 transports côtiers. Ce qui fait que très vite, notamment avec le CRT qui suivra notre conversation, nous avons déployé des thématiques liées à l'attractivité, à la culture et à la mer. Ici, vous avez quelques vues qui résument bien la situation. Dans la partie basse de la photo, vous avez le port de Nice, historiquement très beau, avec une caractéristique qui est l'arrivée maintenant via un tunnel du tramway, ce qui le rend très accessible. Et de l'autre côté du cap, le cap de Nice, se trouve la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de Villefranche. Et dans cette baie stationnent les bateaux de croisière qui viennent accoster ensuite à Nice pour les passagers, parce que Nice est un port en eau trop profonde ici qui empêche les bateaux de s'ancrer. Donc, écrin patrimonial et touristique très important, notamment en lien avec Monaco qu'on entreaperçoit là et avec l'Italie qu'on aperçoit un peu plus loin. Ici, un exemple de ferry qui fait la liaison avec la Corse quotidiennement. Ici, un yacht qui sort du port de Nice. Et nous arrivons là, sur cette vue, dans le port de Villefranche, où on étudie les parcours, avec le comité régional du tourisme, notamment pour que les gens qui descendent de ces bateaux puissent faire à la fois des parcours aquatiques et des parcours pédestres. Et l'enjeu, ici, vous avez le port de Cannes, avec le célèbre palais des festivals situé là. La capacité des bateaux de s'ancrer ici, parce que l'eau est peu profonde là, ce qui fait qu'on a des tas de parcours à initier pour renforcer l'attractivité de nos villes. Et le port de Cannes est un écrin également qui se situe près de toute la croisette avec ses hôtels 5 étoiles. Donc nous avons toujours comme enjeu, comme objectif de faire des aménagements qualitatifs, culturels, identitaire avec de l'animation. Je vais prendre pour exemple ce que nous avons déployé sur le port Vauban et le port Galice en vous redonnant quelques visions sur les aménagements auxquels nous contribuons sur certaines des destinations que je viens d'évoquer. L'aménagement que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'arrivée du tramway sur le port de Nice avec la place Île de Beauté ici, décidément on ne sort pas de la Corse, et donc le tramway qui va partir par la place Garibaldi et rejoindre toute la partie ouest de Nice. Ici, c'est l'aménagement projeté du port de Cannes dans son futur, c'est-à-dire que les bateaux s'ancrant là, le parcours touristique débutera ici pour faire des randonnées par rapport à la ville. Ici, le port Galice, un port bleu, blanc, vert qui notamment à un grand respect de l'environnement et des implantations pour avoir des connexions avec les îles de Lérins. Et là, le port Vauban, le port multimillénaire d'Antibes, sur lequel nous avons déployé le projet Grit Access. Vous voyez là le Fort Carré construit par Vauban sous Louis XIV. Et puis ensuite, bien sûr, c'est un port qui a été initialement développé par les Grecs, donc avant notre ère. C'est pour ça que l'enjeu de ce port, son slogan culturel, architectural et économique, c'est de faire un port du troisième millénaire. Une caractéristique tout à fait intéressante de ce port par rapport au parcours que nous allons évoquer, c'est qu'il est à la fois multimillénaire, construit par les Grecs initialement, Antipolis, ça veut dire la ville d'en face, mais aussi connecté aujourd'hui à Sophia Antipolis, Sophia, la science, Antipolis, la ville d'en face,
Sophie Antipolis, qui revendique la position de première technopole d'Europe en matière d'innovation technologique. En d'autres termes, les projets culturels et ambitieux que nous déployons sur le port Vauban ont pour but de faire le lien entre son histoire, grecque notamment, et la technologie. C'est pourquoi nous avons développé le premier projet qui s'appelle le projet des capsules immersives que je vais évoquer. Tout cela ne serait rien si nous n'avions pas une stratégie très ancrée de qualité, de propreté, de développement durable, de régénération des eaux par des biohuttes écologiques, par une grosse recherche qui est faite sur les nouvelles technologies de propulsion. Là, vous avez un raccordement électrique pour les ferries, mais savez-vous qu'au port Vauban, nous anticipons d'accueillir les premiers mégayachts au monde à propulsion à hydrogène. Et enfin, bien sûr, la qualité tourisme pour la qualité des accueils. Alors, le point sur lequel je souhaitais mettre l'accent par rapport à la thématique que nous évoquons tous ensemble, c'est deux initiatives supportées par le programme Grid Access Interreg Maritimo. La première d'entre elles, c'est une promenade patrimoniale. Une promenade patrimoniale tout à fait intéressante parce qu'elle déploie dans les arches millénaires que vous voyez figurer ici une quinzaine de tableaux, de panneaux explicatifs qui partent de l'histoire grecque pour passer jusqu'à notre aujourd'hui et pour aller vers le futur. En d'autres termes, elle évoque toute l'histoire de ce port multimillénaire dont vous voyez un des parcours physiques qui se fait en haut des remparts, et elle permet de se projeter à travers le deuxième outil que nous avons déployé grâce à toute la thématique que nous évoquons aujourd'hui tous ensemble, c'est le parcours virtuel Grid Access de capsules immersives. Ici, vous siégez dans deux capsules immersives qui sont positionnées au pied des remparts et qui vous permettent de choisir entre trois options, bientôt six. La première option, c'est est-ce que vous voulez être un oiseau? Deuxième option, est-ce que vous voulez être un piéton historien, historique? Ou est-ce que vous voulez être un poisson? Et en fonction de ces options-là, vous voyez et vous visitez de façon intuitive et très personnalisée le port et ses installations, puisque c'est un très grand port. Je rappelle que c'est le premier port de Méditerranée en termes de yachting. Vous le voyez à des époques différentes en fonction de l'outil que vous avez choisi, soit en volant, soit en nageant, soit en marchant. Donc, je pense que ceci ne serait pas possible si on ne le faisait pas tous ensemble dans le cadre de programmes qu'on évoque aujourd'hui. Et c'est très important d'en avoir l'essence. Alors, ce que je suis en train d'évoquer, notamment ces deux parcours, sont de facture relativement récente, puisque ça a été inauguré au cours de la fin de l'été 2020. D'ores et déjà, on a eu une énorme fréquentation, d'énormes retours positifs des gens qui nous ont dit que vraiment c'était une initiative tout à fait intéressante. Et nous allons étendre cette thématique-là à d'autres thématiques du type les bateaux de tradition, du type le lien entre l'économique et la culture. Beaucoup de thèmes que nous sommes en train de travailler avec nos équipes pour faire le lien entre tous les ports que j'ai évoqués tout à l'heure et la situation tout à fait privilégiée que nous occupons auprès de Monaco, de l'Italie ou d'autres départements. Un point très important par rapport à cette stratégie, c'est de développer la thématique de port center, puisque le port Vauban que j'évoquais tout à l'heure est illustratif de la participation mondiale à une association qui regroupe les centres portuaires innovants. Et nous représentons cette thématique au sein de cette association, notamment en ce qui concerne un port à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire un port qui n'est pas qu'un parking à bateaux, mais qui est un endroit de vie, un endroit de culture, un endroit d'échange entre les gens qui sont ces plaisanciers.
Nous faisons aussi beaucoup de salons professionnels qui vont se déployer par rapport à ces thématiques-là, grâce à l'ouverture de tous ces outils-là. Je ne vous commande pas, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Et enfin, je voudrais vous dire que mon aspiration en tant que directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi en tant que directeur général du Port Vauban, c'est de faire en sorte que l'initiative que nous avons prise ensemble de développer une communauté et très illustrative aujourd'hui de ces travaux en commun, puisse s'interconnecter et se développer encore plus sur tous les sujets que nous évoquons. Il y a toujours lieu de mieux travailler ensemble et d'être en synergie. Merci de votre attention. Merci. Adesso lasciamo la parola a Claire Baer, direttrice generale del Comité Régional Touristique Côte d'Azur, per parlare di itinerari del patrimonio per aumentare l'attrattività. Ricordo i tempi. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon. Alors, je vais partager également mon écran. Bon, vous voyez bien mon écran? Alors bonjour, donc je suis Claire Béard, la directrice générale du Comité régional du tourisme Côte d'Azur France. L'objet du CRT Côte d'Azur France est de faire la promotion de la Côte d'Azur en France et à l'international. Et dans le cadre donc de ce projet Grid Access, on pourra effectivement, enfin, ce projet pourra apporter un appui à la valorisation d'itinéraires patrimoniaux pour renforcer l'attractivité de la Côte d'Azur. Alors, pour vous faire juste un panorama sur les chiffres clés, dans un contexte hors Covid, la Côte d'Azur accueille 11 millions de touristes par an et 70 millions de nuitées. Nos visiteurs sont composés à 53% de clientèle étrangère et 25% de primo-visiteurs. Parmi ces marchés étrangers, vous voyez que l'Italie représente le premier marché pour la Côte d'Azur avec 17% des séjours sur la Côte d'Azur, suivi de la Grande-Bretagne, l'Irlande, des États-Unis et de l'Allemagne. Donc pour nous, il est très important d'avoir une valorisation de la Côte d'Azur au niveau européen et international. En 2020, bien sûr, nous nous sommes recentrés sur le marché français et les marchés européens de proximité en raison de la pandémie que nous subissons tous. Et pour 2021, dans la mesure où la demande demeure encore très incertaine et fébrile, nous allons effectivement nous orienter vers une reprise durable et accentuer nos efforts de réassurance et de conversion sur nos clientèles socles et historiques de la destination, dont les Français et les Italiens en Europe de proximité. Nous allons essayer aussi de cibler des clientèles un peu CSP+, pour enrayer la baisse du panier moyen d'année en année. Notre objectif aussi est d'attirer des nouvelles générations qui sont moins sensibles aux préoccupations sanitaires et en privilégiant de nouveaux axes pour les attirer. Ces axes, nous les avons définis avec nos partenaires. Donc, vous les voyez qui s'affichent. Nous avons le sport et les activités de plein air, dont le vélo, qui sont des thématiques importantes pour renouveler l'attractivité de la Côte d'Azur. Le nautisme, qui a très bien marché aussi en 2020 et qui est un segment que l'on doit mieux valoriser pour les années à venir. La culture, cette année, on aura un nouveau festival des jardins de la Côte d'Azur qui a été créé dans le cadre d'un programme européen il y a maintenant plus de 4 ans. Et ce programme européen a été justement un point de démarrage de ce projet qui perdure dans le temps. La gastronomie ne sera pas oubliée aussi dans la thématique culture. Nous travaillons bien sûr aussi tout ce qui est luxe et haut de gamme pour l'hôtellerie, hein, 4 et 5 étoiles de la Côte d'Azur, et avoir un levier sur cette clientèle-là.
le tourisme d'affaires qui était une clientèle qui permettait de faire vivre la destination, notamment sur les ailes de saison au printemps et à l'automne. Nous avons un repositionnement, une vraie stratégie à redéfinir aussi sur cette clientèle-là. Et puis, nous essayons de favoriser la consommation de loisirs et bien sûr un tourisme éco-responsable en valorisant tout ce qui est tendance green et slow tourisme. Et puis la montagne, nos vallées et l'écotourisme. Alors pour aujourd'hui, nous allons faire juste un focus sur le sport, les activités de plein air et le tourisme éco-responsable. Alors nous avons décidé de présenter la valorisation des caps avec les sentiers littoraux qui sont entretenus et aménagés par les villes, le département des Alpes-Maritimes et qui parfois font l'objet aussi de programmes européens pour des constructions ou rénovations de certains tronçons. Alors là, vous voyez à gauche, par exemple, le Cap Ferrat qui fait sans doute partie des plus beaux caps de la Côte d'Azur. Vous pouvez en faire donc le tour avec un sentier littoral qui part, par exemple, de la rade de Villefranche et qui va jusqu'à Saint-Jean-Cap Ferrat. Et à l'extrémité, il y a un phare qui date du régime Sarde de 1827, qui a été détruit en 1944 et reconstruit en 1951. Plus à l'ouest, vous avez le Cap d'Ail, qui aussi est très réputé et qui était au XIXe siècle un lieu où les frères Lumière, Greta Garbo, Jean Cocteau aimaient à s'y promener. On y trouve aussi des parcs, dont le parc Sacha-Guitry, intéressant à visiter. Et puis plus à l'est, vous avez le Cap Martin avec l'ensemble architectural unique de Cap Moderne qui comprend la villa E1027 d'Hélène Gray et le cabanon et les unités de camping de Le Corbusier qui sont en rénovation et qui vont réouvrir cette année. Si on continue sur les caps, on a bien sûr le majestueux Cap d'Antibes qui est d'ailleurs Philippe Bott est là et présentera après aussi la stratégie sur Antibes. Et on a un sentier du littoral qui est baptisé Tirepoil et qui permet de parcourir le cap sur 3 km depuis la plage de la Garoupe. Et puis plus dans le Var, vous avez le Cap Roux dans l'Estérel, qui a un balcon sur la mer et un site de randonnée très prisé avec une table d'orientation qui permet de contempler non seulement le volcanisme de l'Estérel, mais aussi l'horizon. Donc, tous ces parcours peuvent faire partie d'une stratégie de valorisation du slow tourisme et de découverte autrement de la Méditerranée et de la côte azuréenne. Nous avons aussi un... Excusez-moi. Nous avons aussi donc le parc départemental des îles de Lérins avec l'île Sainte-Marguerite, qui est la plus grande des deux îles de Lérins et qui est un lieu chargé d'histoire, qui a seulement 15 minutes de Cannes en bateau. Elle a d'abord été occupée par les Ligures, puis par les Romains. Et maintenant, elle appartient aux moines de Lérins. Et elle a été dotée sous Louis XIV d'une prison qui a accueilli notamment le masque de fer. Donc là, on a vu un peu donc une valorisation du patrimoine côtier. On peut aussi découvrir à vélo le patrimoine azuréen. Et donc là, on a choisi de vous présenter l'Eurovélo 8, qui est un itinéraire cyclable qui parcourt toute la Méditerranée, qui permet de parcourir toute la Méditerranée à vélo sur 850 000 km. Et sur de Nice à Menton, on a 39 km qui passent par 6 communes. Donc, vous avez un dépliant touristique qui existe et qui permet d'avoir des points d'arrêt pour visiter le patrimoine de la Côte d'Azur. Donc, vous voyez à Beaulieu, la Villa Effroussy de Rothschild, à Monaco, le musée océanographique, à Menton, les musées Cocteau, à Cannes. Donc, voilà, c'est une découverte à vélo aussi de notre territoire. Et ce guide papier va être réédité en 2021. Les projets, dans le cadre de projets européens, des tronçons de voies vertes aussi ont pu être construits pour poursuivre cette stratégie de la Méditerranée à vélo. Donc, nous avons fait un tour à pied de la Côte d'Azur, un tour à vélo. Je vous propose maintenant de plonger. Nous avons aussi un patrimoine sous-marin important.
On peut donc partir sous la mer avec les sentiers sous-marins, donc notamment à Théoul, avec le parc naturel départemental de la Pointe de l'Aiguille. Donc là, vous voyez à la fois les roches rouges de l'Estérel et le bleu limpide de la Méditerranée. Sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous avez une association SOS Grand Bleu qui anime un sentier sous-marin dans lequel on a des stations d'observation des fonds. Dans la rade de Villefranche, il y a de nombreux sites de randonnées palmées également. Et on a d'ailleurs réalisé une carte des plongées à faire sur la Côte d'Azur avec le département du Var. Donc la carte, voilà, que vous voyez là, qui s'affiche à l'écran. Enfin, un tout dernier projet et qui est vraiment d'actualité. Le premier écomusée sous-marin de France a vu le jour à Cannes. Il y a eu une immersion vendredi dernier de sculptures de l'artiste international d'art environnemental subaquatique Jason De Kers Taylor. C'était une idée donc du maire de Cannes, David Lisnard, qui est aussi président du comité régional du tourisme Côte d'Azur France, de créer cet écomusée sous-marin avec 6 statues qui vont composer ce musée et qui vont évoquer le mystérieux aussi homme au masque de fer. Donc on reboucle avec ce que je vous disais sur l'île Sainte-Marguerite. Donc ces 6 statues ont été immergées et on peut donc aller les voir avec un masque et un tuba. Elles sont entre 3 et 5 mètres de profondeur et elles sont à 100 mètres à peu près du rivage. Et l'idée aussi, c'est la préservation de la flore et de la faune aquatique. Et elles vont être progressivement, par le temps, donc recouvertes par ces éléments. Et l'idée, c'est de protéger aussi la biodiversité. Mais c'est évident que c'est un projet écologique, environnemental, culturel également, et qui permet de renouveler l'attractivité de la Côte d'Azur. Et enfin, pour parler du temps présent également, on ne peut pas ne pas mentionner la route du Mimosa, 130 km de Bormes-les-Mimosas à Grasse, où vous avez 8 étapes sur cette route, et c'est la saison idéale pour la parcourir, pour profiter de la beauté des paysages et de la floraison du Mimosa. Donc vous voyez un riche patrimoine à valoriser, et on est resté bien là justement dans le thème de la mer et du patrimoine côtier. Merci de votre attention. Grazie. Adesso iniziamo la seconda sessione pomeridiana, itinerari turistici e culturali, nuovi approcci professionali e imprenditoriali. Anche qui ricordo 10 minuti, cerchiamo di stare tutti nell'ambito dei 10 minuti perché se no non ce la facciamo a terminare in tempo. E interverrà Carla Delvè, Università degli Studi di Cagliari, direttrice del Museo Civico Giovanni Morongiu di Cabras, e Francesco Asque, Consorzio 1, Promozione Studi Universitari di Oristano. Interverrete sul tema Monte Prama, un unicum culturale e l'esperienza del Museo Morongiu di Cabras. Grazie. Inizio a condividere lo schermo. Spero che si veda. Perfetto. Grazie. Ne approfitto per ringraziare subito gli organizzatori di questo prestigioso convegno, il Consorzio 1, che mi ha invitato a parlare dell'esperienza del Museo Civico Giovanni Morongiu di Cabras, che è un'istituzione museale che, sebbene di carattere locale, grazie alle vicende legate alla valorizzazione di un sito archeologico di prima importanza, è quello frutto della necropoli protostorica di Monte Prama, negli ultimi anni si è dovuto trovare di fronte ad affrontare una difficile sfida che alla realtà dei fatti si è rivelata anche un'opportunità
estremamente promettente. Il museo si trova a Cavras, che è un centro di oltre 9.000 abitanti nella provincia di Oristano, che è situato ai margini della penisola del Sinis, un territorio noto per lo straordinario contesto ambientale, tanto che è da essere oggi compreso all'interno dell'area marina protetta omonima. Il Sinis però è un territorio che vanta anche uno dei più ricchi patrimoni archeologici della Sardegna, che va dalla preistoria all'alto medioevo, con alcuni siti di primaria importanza, uno per tutti la città punico-romana di Taros. L'idea di impiantare un museo, già nella seconda metà degli anni 60, quindi in un momento in cui ancora non si parlava di musei locali, fu del cavrarese Giovanni Maronzu, che fu a lungo consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e presidente del Forum, quindi delle istituzioni a livello nazionale importanti, e dopo tra il 90 e il 91 fu anche ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. L'idea gli era stata suggerita dal fatto che negli anni immediatamente precedenti, dal 56 al 64, il soprintendente archeologo di Cagliari, Gennaro Pesci, aveva condotto scavi in estensione alla città di Taros, sia per finalità eminentemente di ricerca scientifica, sia, e questo è molto importante, per dotare il territorio di un sito archeologico visitabile che facesse da volano per uno sviluppo turistico, in quegli anni ancora embrionale, quindi una visione estremamente pionieristica. Il museo, la cui costruzione, iniziata negli anni 60, è stato inaugurato solo nel 98. Divenendo negli anni non più il Museo di Taros, come era stato concepito inizialmente, ma il Museo del Territorio. E questo grazie al progresso della ricerca scientifica che nel frattempo aveva messo in luce anche altri siti di importante interesse archeologico. Al momento dell'inaugurazione, il museo, come da progetto scientifico che è stato elaborato dal suo primo direttore, Giovanni Torri, è organizzato con un percorso cronologico della preistoria, all'età romana e allo stesso tempo topografico, in quanto in esso erano esposti i materiali dei due principali siti del territorio, Cucurisarius per le fasi pre-protostoriche e Taros per l'età punico-romana. Solo nel 2008 l'allestimento si è arricchito di una sezione dedicata al relitto romano di Mal di Ventre, proveniente dalla costa spagnola e naufragato con il suo carico costituito da 1.000 lingotti di oro. Museo di Cavras, dunque, dal momento dell'inaugurazione fino al 2014, è stato uno dei numerosi musei locali della Sardegna, fortemente legato al suo territorio e da sempre attivo in un'attività scientifica e di divulgazione, grazie anche al proficuo rapporto da sempre instaurato sia con la Soprintendenza Archeologica che con le università responsabili delle ricerche e degli scavi nella regione. Tale situazione è radicalmente mutata nel 2014, nel momento in cui, dopo un lungo impegnativo restauro, il complesso scultore di Monteframa è stato finalmente esposto. La necropoli tardo-nuragica del Monte della Palma, questo è il significato del toponimo, è stata scoperta negli anni 70 e indagata dall'Università di Cagliari, ma soprattutto dalla Soprintendenza Archeologica. Tra il 74 e il 79 erano stati recuperati migliaia di frammenti scultorei che giacevano in prossimità di tombe a pozzetto singole, disposti nel lineamento lungo una strada cerimoniale, secondo uno schema che non trova confronti in ambito isolato. Tali materiali, per la difficoltà di affrontare un restauro di tale impegno, a parte pochi reperti da subito esposti nel Museo Nazionale di Cagliari, erano rimasti per decenni nei depositi fino a quando, tra il 2007 e il 2011, grazie ad un finanziamento regionale integrato da uno nazionale, fu possibile procedere alla ricomposizione delle statue. La questione della destinazione definitiva nel complesso scultoreo, unico nel panorama sardo di straordinaria rilevanza anche a livello mediterraneo, fu oggetto di un'attenta valutazione, di una mediazione tra le autorità statali, quelle regionali e locali, consapevoli dell'importanza della decisione non solo dal punto di vista culturale, ma soprattutto per le ricadute sul territorio che ciò avrebbe comportato. Nel 2011 si arrivò all'elaborazione del progetto Sistema Museale di Monteframa e alla stipula di un protocollo d'intesa tra Stato, Regione e Comune che prevedeva due fasi espositive. Una introduttiva inaugurata nel 2014, che è ancora in esposizione,
ed una definitiva, ancora oggi in corso di attuazione. L'esposizione temporanea era stata concepita in due polispositivi, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, in cui veniva offerta la lettura delle statue all'interno del disegno complessivo dell'archeologia sarda e mediterranea, il Museo Civico di Cabras, in cui invece sono stati approfonditi il contesto della scoperta all'interno di un percorso che attraversa tutta l'archeologia del sito. Nella seconda fase, invece, era prevista l'esposizione della quasi totalità del complesso scultoreo nel Museo Civico di Cabras. Tale scelta rispondeva da una parte alla decisa richiesta da parte del territorio di poter riacquisire una parte del così importante del proprio patrimonio archeologico, dall'altra dalla consapevolezza da parte delle istituzioni che tali stati che acquisivano via via maggiore visibilità e fama non solo a livello regionale potevano costituire una possibilità di sviluppo locale unica per un territorio dotato di grandi potenzialità ma in ritardo per certi aspetti rispetto ad altre aree isolate. Dal momento che il museo non disponeva di spazi adeguati per ospitare il complesso scultoreo di tale rilevanza, si è optato per l'ampliamento delle strutture, con un'ala per destinare interamente a Monte Prano. In questo modo il complesso scultoreo e la necropoli idrografica sarebbero stati contestualizzati, cioè un aspetto di estrema rilevanza, in un percorso espositivo coerente dalla preistoria alla fase romana. La ratio era quella dunque di dare al sito di Monte Prano il giusto rilievo e al contempo di valorizzare il patrimonio archeologico dell'intero territorio. Al momento la nuova ala in costruzione, mentre è stata quasi completata una grande sala polifunzionale destinata ad accogliere tutte le attività didattiche e divulgative. Dal 2014, anno dell'inaugurazione della mostra impositiva, il museo si è trovato costantemente di fronte a nuove sfide. Il flusso dei visitatori nel volgere di un anno, grazie alla fama raggiunta da quelli che la vulgata si chiamano i giganti di Monte Prano, si è moltiplicato, con tutto ciò che comporta per il personale impegnato a dover rispondere ad una richiesta sempre maggiore e diversificata. Il museo ha cercato inoltre di costituire un punto di riferimento dal punto di vista culturale sia per la ricerca scientifica, offrendo supporto logistico alle missioni archeologiche, attive sul campo, sia per la divulgazione, facendosi promotore di un'attività rivolta, oltre che ai visitatori occasionali, quel turismo balneare che interessa la Sardegna non esiste, soprattutto ai fruitori locali, nella consapevolezza che lo sviluppo del territorio non possa prescindere dalla conoscenza del proprio patrimonio culturale e dalla consapevolezza soprattutto delle proprie potenzialità. La scelta fatta a suo tempo dalle istituzioni locali, quella di un'offerta culturale che comprendesse il sito di Tartus e il Museo Civico, è stata confermata e rafforzata negli ultimi anni, tanto che i due poli ne hanno beneficiato vicendevolmente, raggiungendo numeri ragguardevoli di presenze e attestandosi tra i siti più visitati in Sardegna. I risultati raggiunti, che pure appaiono significativi, costituiscono tuttavia solo un punto di partenza per un ulteriore salto di qualità per il quale le istituzioni locali stanno al momento adoperando in collaborazione con quelle regionali e nazionali. Lo scopo è quello di mettere a sistema, in una visione globale di valorizzazione, il patrimonio storico-archeologico del SIMI in uno sforzo però di forte contestualizzazione nell'ambito del territorio. L'azione più ambiziosa sarà la creazione di un grande parco archeologico che contenga siti e monumenti di notevole rilevanza intrinseca, quindi capaci di attirare di per sé questi turisti, datati in un ampio arco cronologico dalla preistoria al Medioevo, i quali però, inseriti in un sistema coerente, possano offrire al visitatore percorsi cronologici, topografici variati e differenziati, così come stamattina ci ha illustrato stamattina il professor Sacco, funzionali al racconto di una regione che è percepita come unica. L'inserimento in circuiti e itinerari culturali di respiro nazionale e internazionale è l'esito naturale di tale programmazione, che mira quindi ad offrire al territorio una possibilità di sviluppo concreta e allo stesso tempo rispettosa dell'ambiente e della storia. Grazie.
Adesso è previsto anche un intervento di Francesco Asquer, oppure è esaudito con quello della... Sì, abbiamo esaudito così. Ah, perfetto. Va bene, la ringrazio. Adesso allora lascio la parola a Philippe Bot, direttore dell'Ufficio del Turismo di Antibes, Jean Le Pen, e parlerà della partnership città-porto per promuovere la destinazione. A lei la parola, Monsieur Bot. Je ne peux pas ouvrir ma caméra, il semblerait qu'elle soit pilotée par les organisateurs de la réunion. Vous m'entendez? Oui. Je n'arrive pas à ouvrir ma vidéo, elle est sous contrôle de la technique de la réunion. Purtroppo non è possibile, è vietato per ragioni di privacy e non è prevista questa funzionalità. On n'a pas la possibilité d'ouvrir la videocamera. Voilà. Okay. Vous êtes là. Merci, monsieur. Guardiamo l'invito, eccolo. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir... aujourd'hui, lors de ces tables rondes, et je remercie tous les intervenants parce qu'il y a vraiment des éléments très très intéressants, quelle que soit la ville maritime que l'on est, à entendre et à apprendre de chacun d'entre vous. Excusez-moi de ne pas parler italien, je commence à l'apprendre, mais j'en suis à ma cinquième leçon, donc c'est un peu juste pour intervenir encore en italien, mais je pense que vous me comprendrez. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, avant toute chose, quand même, resituer un petit peu Antibes, Jean Le Pen, dans le contexte méditerranéen et plus particulièrement de la Côte d'Azur. Vous avez eu d'excellentes informations et interventions à la fois de M. Le Sieur pour les ports azuréens et de ma collègue Claire Béard pour l'attractivité maritime de notre région azuréenne. Dans ce contexte, donc Antibes-Jean Le Pen, qui est situé entre Nice et Cannes, pour vous donner une idée, ça représente 10% du tourisme de la Côte d'Azur, hein, qui est le premier tourisme en France après Paris. C'est 1 200 000 nuitées dans nos hôtels et résidences hôtelières. C'est une attractivité basée sur plusieurs segments. Un musée Picasso, il y en a 4 dans le monde. Le premier parc marin d'Europe à travers Maryland. Un festival de jazz qui est le plus vieux dans sa continuité avec ses 60 ans au niveau européen. Et bien entendu, le privilège d'avoir notamment le port Vauban, qui est donc, comme le disait Monsieur Le Sieur, le premier en Europe, en premier port de plaisance européen en matière en tonnage. Une fois ces choses dites, il est donc vous avez entendu que la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur gère 5 ports. Et il faut savoir que sur notre territoire de la ville d'Antibes-Jean-les-Pins, qui fait 28 km de littoral, nous avons aussi la chance d'avoir 5 ports. Alors, de dimensions tout à fait différentes, puisque vous avez donc le port Vauban et le port Galice, qui sont donc aujourd'hui gérés par Vauban 21, et 3 autres ports que vous pouvez voir sur la petite carte en haut, que sont le port-abri de l'Olivette et qui héberge, comme vous voyez, ces bateaux de pêche de tradition que l'on appelle les pointus, ainsi que le port du Crouton et le port de la Salisse. Le port de la Salisse qui, lui, jouxte une école de voile, puisque l'éducation à travers les sports nautiques est aussi un élément très important de la politique générale de notre ville vis-à-vis de sa vie maritime. Il est clair que la ville d'Antibes-Jean-les-Pins
de par son histoire, est clairement centré autour de la mer et de ce patrimoine maritime. Il vous a été expliqué tout à l'heure que dès son origine, il y a plus de 2500 ans, ce sont donc des Grecs, les Phocéens, qui se fixèrent comme port d'attache ici à Antibes, qui s'appelait, comme on vous l'a dit, Antipolis. Et je ne sais pas si c'est la légende ou l'histoire, mais il faut savoir aussi que notre cap d'Antibes aurait abrité, dès cette époque-là, là aujourd'hui nous trouvons le phare de la Garoupe, hein, qui guide les bateaux au large, et bien là il y aurait eu, de par ces civilisations qui étaient présentes, déjà de gigantesques feux qui guidaient les bateaux dans leur approche de la cité d'Antipolis. Donc ça c'est pour l'histoire, et vous voyez bien que cette histoire n'a fait que se prolonger, qu'aujourd'hui, comme j'ai plaisir à le dire, la vieille ville d'Antibes est ce que j'appelle le seul village provençal fortifié avec les remparts qui l'entourent, le fort carré qui évidemment domine cette vieille ville et que vous voyez là, et qui avait pour but de surveiller non seulement les arrivées maritimes, mais comme vous le voyez, avec ses orientations est, ouest, nord et sud, vérifier tous azimuts les belligérants qui pouvaient se présenter. Le patrimoine naturel autour de notre patrimoine maritime est un élément essentiel également. Vous avez ici un visuel du cap d'Antibes. Alors le cap d'Antibes aujourd'hui est réputé pour héberger parmi les plus belles propriétés azuréennes et également parmi les plus beaux hôtels de la Côte d'Azur. Il faut savoir qu'au siècle précédent et jusqu'aux années 50, très longtemps, il hébergea le monde des pêcheurs, d'où l'implantation de ces ports associatifs que je vous ai montrés sur la carte, des ports de pêcheurs qui, eux, vivaient sur ce cap d'Antibes, qui s'est vu se transformer avec l'histoire du tourisme sur notre ville, histoire du tourisme qui, comme vous le savez, est née fin 19e, début 20e, quand les plus grandes fortunes de notre planète décidèrent de lieux de villégiature pour passer du bon temps. Et chance à nous, Côte d'Azur, d'avoir bénéficié de cette fréquentation touristique dès le début du siècle et de cet homme qui donna le nom à la Côte d'Azur, M. Stéphane Liégeard, qui la dénomina ainsi il y a un peu plus de 100 ans. Patrimoine de tradition, évidemment aussi, c'est les bateaux traditionnels de pêche. Alors, nul n'est comparable, bien sûr, à l'activité de pêche que l'on peut rencontrer dans d'autres régions françaises que peuvent être la Bretagne ou la Normandie. Mais pour autant, cette activité a été largement préservée par un tissu associatif dont la ville d'Antibes est particulièrement à l'écoute pour préserver cette activité, préserver la tradition, en démontrant par là même que patrimoine, tradition ne sont nullement antinomiques avec développement et devenir de nos ports sur la commune. Alors, il y a le patrimoine en lui-même, il y a l'histoire de notre ville qui fait cela, et tout au long de l'année, la ville d'Antibes-Juan-les-Pins veille à la préservation et à l'animation de ce patrimoine maritime à travers ce qu'elle propose, à la fois sur le port directement, le port Vauban en particulier, mais aussi autour du port, car notre philosophie est de penser qu'il est besoin d'avoir un cordon ombilical entre le centre-ville et le port en lui-même en permanence. Et cela passe par une forte politique événementielle et d'animation. Alors là, vous sont cités les événements majeurs que l'on trouve autour de la mer, les voiles d'Antibes, bien entendu, chaque mois de juin, qui rassemblent les plus beaux vieux gréements qui viennent tirer des bords dans notre ville. Il y a 2 ans, un superbe salon organisé par Vauban 21, qui était le salon de la pêche et des loisirs nautiques. Évidemment, il y a la fête de la Saint-Pierre, qui est une fête traditionnelle organisée par les associations de pêcheurs de la ville d'Antibes. Mais aussi, à proximité immédiate,
sur une immense esplanade qui jouxte le port, des événements, je dirais, interactifs avec la vie du port en lui-même, que sont la manifestation anti-Bart Frère, qui était un peu, très grand salon d'antiquaire, et des animations plus festives, comme vous voyez ici, que sont les déambulations, qui sont des spectacles artistiques de rue, qui sont proposés au public, qui, comme vous le voyez, drainent énormément de monde, ces mêmes personnes qui vont ainsi pouvoir se diriger pour des balades autour du port Vauban, qui lui-même a une propre politique importante pour ses plaisanciers, mais aussi pour la population locale, et ça c'est un élément encore une fois important. L'accueil petit déjeuner qui est plus destiné aux plaisanciers qui viennent séjourner autour de notre ville, et aussi des cours de yoga qui ont été instaurés par Vauban 21 et qui rencontrent un grand succès auprès des publics autochtones qui ainsi ont motif à aller passer un moment sur ce merveilleux port d'Antibes. Alors, il est clair qu'il y a toujours eu, en tant que directeur du tourisme de la ville d'Antibes-Jean-Lépine, il y a toujours eu la préoccupation d'associer le port à la vie touristique de notre territoire. Pour autant, grâce à Grit Access, il y avait plusieurs pierres capables de construire cet édifice de promotion du patrimoine maritime. Et Grit Access, je pense, en devient le ciment par les informations telles qu'aujourd'hui qui peuvent nous venir de nos collègues européens et surtout méditerranéens, et également intensifier les échanges que nous pouvons avoir avec notre partenaire local qui est bien entendu Vauban 21, mais aussi le levier indispensable que constitue, Monsieur Le Sueur en parlait, Port Center, qui est une démarche qui nous permet d'être tenus en temps réel au courant des initiatives menées en matière de développement portuaire. Alors, c'est vrai que Monsieur Le Sueur l'a évoqué, la première fantastique réalisation qu'a proposé le port, c'est cette promenade patrimoniale et ces panneaux qui sont disposés pour le port pour raconter l'histoire de cette ville à travers son activité maritime. Ce patrimoine et les capsules immersives qui sont, elles, une attractivité et bien évidemment très contemporaine, le port nous a proposé de partager, je dirais, ce bien et de le faire partager au plus large, aux différents publics que l'on peut accueillir. Donc, c'est une démarche qui, évidemment, a malheureusement été mise en veille en 2020, mais sur laquelle donc, nous comptons bien relancer la machine, comme l'on dit, dès le printemps, puisque nos équipes de guides vont être formées par les personnels du port compétents à ce patrimoine patrimonial, à en faire la découverte à tous les publics, et aux capsules immersives. Alors, stratégiquement, nous commencerons par tout le tissu scolaire de notre commune. Nous considérons que les autochtones et la population locale. Pourquoi ? Parce que célébrer un port et en être fier commence par convaincre et s'assurer du soutien et du rôle d'ambassadeur de chacun dans notre ville lorsqu'il croisera un visiteur. D'où cette démarche dès le printemps d'amener les publics locaux, qu'ils soient scolaires ou adultes, à découvrir cette promenade patrimoniale et bien entendu les capsules immersives qui, sous un aspect ludique, font partager de façon incroyable le patrimoine maritime d'Antibes-Jean-Lépin. Nous évoluerons aussi, il faut savoir que au-delà du port, ce type d'expérience a été entreprise avec l'espace littoral de notre ville, hein, qui est sur le cap d'Antibes. Il faut savoir que ce cap d'Antibes, réputé pour ses millionnaires, préserve des essences de la faune et de la flore qui sont quasiment endémiques à ce cap. Pour ce faire, nous avons là aussi fait former nos guides par des biologistes, découvert du cap d'Antibes,
qui, en vulgarisant le propos, ont rendu possible à tout visiteur qui vient sur notre ville de découvrir ce patrimoine naturel maritime dans cet environnement tout aussi prestigieux soit-il qu'est le Cap d'Antibes. Et c'est encore un développement qui viendra probablement cette année. Après l'étude de spécialistes, nous allons très certainement inaugurer aussi une visite autour de la géologie du Cap d'Antibes qui, a priori, propose certaines spécificités assez uniques dans la région. Et c'est pour cela qu'à travers ce patrimoine naturel, nous allons encore plus faire découvrir les richesses de notre littoral et de notre environnement, et de notre environnement naturel. La messie la invito a concludere. Pardon? Oui. Donc, j'arrive de rien. J'arrive à la conclusion. Donc, vous aurez bien compris que de ce travail de promotion que nous pouvons penser, nous en savons aujourd'hui qu'il est indispensable de travailler avec nos partenaires, que ce qu'est le Port 21, la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur et notre comité régional de tourisme. Nous sommes un élément de patrimoine maritime parmi l'ensemble des éléments de patrimoine maritime azuréen et nous le vivons en tant que tel, de manière à apporter notre pierre à ce développement. Et ce, pour tous les publics, qu'ils soient touristiques, qu'ils soient plaisanciers, qu'ils soient croisiéristes, mais aussi en veillant à quelque chose d'essentiel que peut être le public souffrant d'un handicap. Nous, en tant qu'office de tourisme, nous avons les 4 labels handicap qui est un label national en France. Et dans tout ce que nous entreprenons, nous veillons à ce que l'ensemble de nos activités et autour, bien entendu, autour du patrimoine maritime soit tourné vers les publics malvoyants, vers les publics sourds et muets, vers les publics à mobilité réduite, de manière à ce que ce merveilleux patrimoine soit accessible à tous. Je vous remercie beaucoup. J'ai été peut-être un peu long. Merci à vous et j'espère très prochainement que tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'aurai le plaisir de les accueillir dans notre ville d'Antibes. Merci. Merci. Adesso diamo la parola ad Anna Galleano, responsabile del turismo della Camera di Commercio di Genova, per trattare il tema Mirabilia, la rete delle Camere di Commercio per un'offerta turistica integrata nei territori UNESCO meno conosciuti. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti. Grazie di averci dato questa opportunità. Io parlo dalla Camera di Commercio di Genova, so che questa mattina è stata ricordata la figura di Mauro D'Archi sia dal dottor Martinelli che da Gianluca Spirito della Regione Liguria. Mi fa piacere ricordare Giorgio Murtula, che è stato l'altro papà della partecipazione di Genova e della Liguria a Gritaces, che anche lui ci ha lasciato e credo che sarebbe molto felice di vederci qui oggi. Ora passo alla mia presentazione, che è quella del progetto Mirabilia. Scusate un secondo. Eccomi, direi che dovremmo esserci. Potete darmi solo una conferma se si vede? Perfetto. Perfetto, grazie. Dicevo, Mirabilia è un progetto che per molti aspetti è simile a Gritaces perché ha lo stesso obiettivo di creare degli itinerari che rendano il turismo in Italia, che è un paese che prima della pandemia aveva dei grossi problemi di eccessivo turismo, di overtourism, come lo dicono gli inglesi, quindi di rendere più sostenibile il turismo redistribuendo i flussi verso le zone, gli itinerari meno battuti. Io ho citato qui alcuni dati d'insieme, soltanto per dire che la domanda di turismo nelle città d'arte italiane in questi ultimi anni, fino all'esplodere della pandemia, ovvero
è cresciuta tantissimo, ha avuto un incremento medio annuo del 2,4% e che quasi la metà dei turisti stranieri e tre quarti di quelli che vengono in Italia vengono per scoprire il suo patrimonio, vengono per una vacanza culturale. E ricordiamo qui agli stranieri collegati che l'Italia è, insieme alla Cina, il paese al mondo che ha il maggior numero di siti UNESCO. Tutto questo vuol dire un'altissima concentrazione di oltre 84 milioni di visitatori sempre sugli stessi, sulle città UNESCO principali. Le ho elencate qui, ovviamente le conoscete, ma comunque di solito, al di là dei numeri, il problema è che la gita in Italia spesso significa Roma, Firenze, Venezia. Questo è una sorta di paradosso a cui si è cercato di rimediare con questo progetto Mirabilia, che ha lo scopo di redistribuire un pochino tutto questo flusso di turisti. Ovviamente stiamo pensando sempre al mondo prima della pandemia. Adesso con il 2020 e tutto quello che è successo, ovviamente la prospettiva è cambiata completamente. Anche le città che prima erano troppo battute dai turisti ora hanno il problema opposto. La proposta che fa Mirabilia, che credo si debba raccogliere anche all'interno di Gritaces, è di provare a ripartire in un altro modo, cioè a ripartire con un passo diverso, in modo da rendere meglio distribuiti e più sostenibili questi flussi di turisti che sicuramente torneranno nelle nostre città e nel nostro entroterra. Mirabilia è un progetto che riunisce oggi 18 camere di commercio che hanno al loro interno un territorio UNESCO. Alcune hanno più di un sito UNESCO, altre ne hanno soltanto una parte, perché ci sono dei siti che hanno un'estensione territoriale molto ampia in Italia, perché sono dei siti immateriali. E quindi dicevo, ci sono 18 di camere di commercio che hanno come caratteristica che le unisce quella di avere al loro interno almeno un sito UNESCO. Queste camere si sono unite nel tempo per provare a promuovere questi loro territori in maniera unitaria. Il nome viene da quelle che si chiamavano le Mirabilia Urbis Rome, che erano le prime guide turistiche della storia, delle guide pratiche scritte dai pellegrini, dai viaggiatori stessi che nell'alto medioevo andavano verso Roma, la città eterna, e mentre andavano a Roma raccontavano, prendevano nota di alcune tips, consigli pratici, ma anche quindi pratici per gli altri pellegrini, ma anche di storie, di popoli, di persone, chissà anche di gastronomia, conosciute durante il percorso, in modo da rendere più facile il viaggio dei pellegrini che sarebbero arrivati dopo di loro. Quindi lo scopo di Mirabilia è quello di proporre ai viaggiatori un'Italia un pochino diversa, un po' meno conosciuta dei canoni classici e ormai consolidati del Made in Italy, che sono paesaggio, cibo, moda, ma quindi di fare un passo successivo andando a esplorare un po' di più l'artigianato, la cultura, l'enogastronomia, il folklore, le tradizioni. Questi gli obiettivi dichiarati del progetto Mirabilia. Ora vi faccio vedere un video molto veloce, che il video di Mirabilia, dove avete una mappa dei territori che gli hanno fatto il monte. La rete è abbastanza distribuita, ma purtroppo parte di locali, come vedete, e una buona parte che Grazie.
era stata alle spalle della cultura. Di Mirabilia, ogni 100 metri il mondo cambia, ovviamente. Ecco, tolgo. Qui soltanto per vedere velocemente quali sono i territori, quali sono i siti UNESCO, ma li abbiamo già visti. Volevo soffermarmi un attimo sulla formula, come funziona Mirabilia. C'è un evento annuale che si svolge tutti gli anni a novembre, che si chiama la Borsa del Turismo Culturale, dove vengono invitati una cinquantina di tour operator da tutto il mondo, prevalentemente Europa, USA, Giappone e anche Cina, selezionati in collaborazione con ICE, l'agenzia del governo italiano per l'internazionalizzazione, e questi 50 tour operator vengono messi davanti a un tavolo dove dall'altra parte si trovano i territori, le imprese dei territori che aderiscono a Mirabilia, quindi tour operator, alberghi, consorzi di operatori, quella che è l'offerta di ogni territorio. In questo modo molto concretamente si cercano di creare dei rapporti che diano luogo poi a dei contratti e a delle relazioni turistiche un pochino più consolidate. Questo meccanismo va avanti dal 2012, ogni anno in una destinazione diversa. L'ultima si è tenuta a Matera l'anno scorso, 2019, 18, 19 novembre, e essendo un'edizione un po' particolare, un po' perché Matera era capofila, un po' perché era l'anno di Matera, capitale europea della cultura, c'è stata una partecipazione molto ampia di più di 100 buyer turistici e 144 imprese dell'enogastronomia e 137 del turismo, quindi una vera edizione boom. Nel 2020 avremmo dovuto vederci a Caserta, nella Reggia, che vedete in questa foto, purtroppo con la pandemia questo non è stato possibile. L'appuntamento è quindi slittato a maggio del 2020, sempre a Caserta. Accanto al patrimonio artistico, come vi dicevo prima, viene promossa anche l'enogastronomia locale. In Italia, ma dovunque in Europa, ogni regione ha la sua gastronomia e i suoi prodotti tipici certificati locali. Quindi a Mirabilia si è affiancato questo Mirabilia Food and Drink per gli operatori dell'enogastronomia. E una sezione invece dedicata all'artigianato artistico, perché una parte importante dell'offerta di turismo italiana è una delle componenti più forti che spingono i viaggiatori, i turisti a viaggiare, è oltre al patrimonio, al cibo, anche l'artigianato artistico e la bellezza di quello che si può acquistare in una bottega storica o in un laboratorio artigiano italiano. Vi dicevo, nel 2020 c'è stato uno stop di tutte queste manifestazioni per forza di cose dovuto al Covid, e c'è stata una forte virata in direzione dell'innovazione. Abbiamo creato, ed è proprio il progetto che ho seguito io di persona, perché io mi occupo anche di digitale alla Camera di Commercio di Genova, abbiamo creato un filone di attività
chiamata Digitale Mirabilia, con cui abbiamo raccolto tutte le esperienze più interessanti di applicazioni tecnologiche di impresa 4.0 che sono state realizzate in Italia nell'anno in cui il turismo si è dovuto fermare per forza. E per ovviare a questi problemi, e abbiamo deciso di creare un premio che è stato chiamato Top of the Pit Mirabilia, per cui abbiamo selezionato in un'offerta di oltre 60 domande 11 finalisti, i cui vincitori saranno annunciati al prossimo evento di Caserta a maggio. Qui è soltanto un'idea, ovviamente non c'è tempo, quindi vi risparmio i particolari. Vi dico soltanto che queste 11 imprese hanno inventato delle soluzioni basate su applicazioni 4.0, che vuol dire big data, tecnologie immersive, intelligenza artificiale, cioè per esempio un sistema di intelligenza artificiale per aprire delle chiese senza il guardiano e permettere la visita, quindi anche in periodo di Covid, oppure un assistente museale virtuale che accompagna il turista in un museo vuoto e gli racconta l'esperienza del museo. Un'applicazione che utilizza Big Data per creare degli itinerari personalizzati utilizzando Big Data per essere sempre più vicini alle aspettative dei visitatori. Quindi tutto quello che le tecnologie hanno potuto fare per aiutare il turismo in questo anno difficile e che non smetteranno di fare, siamo sicuri, in futuro. Qui salto perché dobbiamo andare veloce, arrivo alla conclusione. Abbiamo fatto nel 2019, l'ultimo anno in cui le statistiche del turismo sono affidabili, è stata affidata a ISNART, l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, un'indagine sulle economie dei territori di Mirabilia. Al momento non erano ancora 18 le camere di commercio, siamo a un anno e mezzo fa, erano 17, ma comunque più o meno il grosso delle camere aderenti a Mirabilia era quello, e si è visto che i territori di Mirabilia hanno generato il 4% delle presenze turistiche italiane, che è un po' poco se pensiamo che i siti UNESCO ne generano il 35%. Lo stesso per la spesa turistica, quindi nei territori di Mirabilia è andato solo il 2,5% della spesa turistica globale italiana. È poco, ma comunque sempre prima dello stop del 2020 e del Covid, tra il 2004 e il 2018 il numero dei visitatori dei territori Mirabilia è cresciuto il doppio di quello dei visitatori delle altre destinazioni culturali italiane. Il che vuol dire che stavamo andando, mi viene da dire, prima del Covid, nella direzione giusta. È una direzione che dobbiamo riprendere tutti insieme e che credo possa riguardare da vicino anche i territori e gli itinerari Gritaces. Grazie a tutti. Ringrazio la dottoressa Galleano della Camera di Commercio di Genova, anch'essa partner del nostro progetto. Adesso lascio la parola a Michela Fovanna, Marketing Manager di Villa Reale di Maglia, per parlare della nascita di Villa Reale di Maglia, un gioiello visitor friendly della narrazione contemporanea. Prego, dottoressa. Grazie mille dell'invito e soprattutto dell'opportunità di poter raccontare cosa stia facendo un'attrazione turistica privata come quella della Villa Reale di Maglia per prepararsi ad essere inserita in itinerari culturali a livello europeo. Ora condivido lo schermo per la presentazione. Eccoci qui. Perfetto. Allora, per chi non conosce ancora questa realtà, siamo a pochissimi chilometri dalla città di Lucca e la Villa Reale di Maglia è stata acquistata nel 2015 in uno stato di abbandono. La foto di sinistra fa vedere come è stata ritoccata da un fotografo per riuscire a renderla comunque una bellezza culturale prima del 2015, mentre oggi, al termine di una prima fase di restauri che l'hanno interessata, è come la vediamo oggi.
Entrando un pochino più nel particolare, possiamo vedere che il restauro ha interessato diversi aspetti della proprietà, a partire dai 16 ettari di parco, dove appunto non ci siamo limitati a fare delle potature, ma abbiamo inserito tutto un sistema di irrigazione, abbiamo dovuto restaurare le statue in marmo, abbiamo recuperato dei percorsi che non erano più accessibili. E invece per quanto riguarda la parte architettonica, il restauro ha interessato 3 ville monumentali, 2 palazzine neoclassiche gemelle, 2 cappelle, una bizantina e una cristiana, delle limonaie, delle ex scuderie, segherie e fabbricati di servizio. Quindi insomma un restauro veramente di enorme portata. Il risultato maggiore, quello di cui andiamo più fieri, è stata l'apertura al pubblico degli appartamenti di Elisa Bonaparte Baciocchi proprio l'anno scorso, a una settimana dalla pandemia, e quindi insomma l'anno in cui sarebbe dovuto essere il più roseo di tutti, diciamo che speriamo sia 2021. Comunque, grazie alla collaborazione con l'Associazione Napoleone Edilizia da Parigi alla Toscana, siamo riusciti ad aprire questo nuovo percorso museale molto importante per la regione toscana, e per il 2021 speriamo di riuscire ad aprire un'altra palazzina della proprietà con un museo dal sapore decisamente eclettico, per soddisfare anche i visitatori più curiosi, quelli che amano sorprendersi. Infatti sarà un percorso museale completamente diverso da questo in stile neoclassico, ma avrà le collezioni di un'altra proprietaria importante della Villa Reale, ovvero Mimì Pecci-Blante. Un personaggio che è stato importantissimo nel salotto culturale del Novecento e che speriamo di potergli dare un omaggio con l'apertura di questo nuovo museo. La rinascita di Villa Reale comunque non è stata solo dal punto di vista di una ristrutturazione architettonica, appunto, ma anche proprio di una nuova impostazione dell'attrazione turistica. Villa Reale vuole diventare un must-see della Lucchesia e della Toscana, proprio per la completezza dei percorsi di visita che riesce ad offrire. E in tempo di pandemia, malincuore, siamo anche diventati una meta sicura, data dagli ampi spazi a disposizione. Infatti i 16 ettari di parco sono interamente visitabili, e poi abbiamo implementato un sistema di biglietteria online che permette di prenotarsi a data e orario fisso, e inoltre siamo sempre a controllare durante il periodo di apertura che insomma il rispetto delle regole venga rispettato da parte di tutti. La rinascita di Villa Reale non tocca anche qui soltanto il restauro e una nuova impostazione, ma crede anche nella collaborazione stretta con altri partner. A livello locale, sicuramente con le guide turistiche è importantissimo, perché sono il primo veicolo di promozione, e permettetemi di ringraziarle tutte, perché sono state fondamentali lo scorso anno per cercare di ripartire tutti insieme. Sempre a livello locale, le collaborazioni sono con le istituzioni locali per la creazione del prodotto turistico delle ville lucchesi. E per quanto riguarda invece le collaborazioni a livello nazionale, ci siamo legati al tema del giardino con il network Grandi Giardini Italiani, e poi con l'Associazione Parchi e Giardini d'Italia. Da qui infatti sta nascendo il nuovo itinerario Garden Route Italia. Sempre a livello nazionale, con l'Associazione Dimore Storiche Italiane, legato al tema delle residenze d'epoca. Invece per quanto riguarda un respiro più internazionale, con la Federazione Europea delle Città Napoleoniche, e con la quale stiamo collaborando per la definizione dell'itinerario della Destination Napoleon. Ci siamo definiti come un'attrazione visitor friendly perché cerchiamo di proporre dei diversi percorsi di visita che sono stati studiati e realizzare per accontentare ogni esigenza, quindi diversi segmenti. Non diamo un limite di tempo per la visita, quindi chiunque entra può rimanere fino all'orario di chiusura, e ci tengo a sottolineare l'importanza del percorso olfattivo
che abbiamo implementato sempre grazie alla collaborazione con l'Associazione Napoleone di Riso da Parigi alla Toscana. Perché? Perché è un percorso che si può fare all'interno della Villa Reale studiando e imparando la storia attraverso i profumi delle piante portati qui a Lucca da Elisa Bonaparte, e quindi si può seguire il ritmo lento delle passeggiate nella natura senza però perdere il filo storico di una visita più culturale. Gli eventi che organizziamo durante l'anno spaziano moltissimo, infatti passiamo dalla musica classica agli aperitivi, ai picnic stellati, oppure dal cosplay alle rievocazioni storiche, passiamo da weekend artistici come quello delle Rinascenze ai weekend per famiglie come per Pasquetta o per Halloween, infatti sotto potete vedere alcune fotografie. Siamo dotati anche di una zona caffè, quindi sia in tempo di Covid, dove qualcuno vuole passare del tempo per fare dello smart working, abbiamo il wifi, altrimenti insomma per chi vuole proprio allontanarsi dal livello, dal mondo digitale, può venire qui a prendere un attimo di respiro. Un'attrazione della narrazione contemporanea. Sì, da parte nostra abbiamo cercato di accontentare anche il pubblico più digitale, quindi abbiamo ristrutturato il sito in 4 lingue, stiamo implementando anche i social con Facebook e Instagram, e il nostro traguardo digitale più importante è quello dell'applicazione gratuita con video tour e audioguida in 4 lingue per parco e palazzi, sviluppata da una startup lucchese che ha proprio creato questa applicazione per Villa Reale, e noi diamo la possibilità di scaricarla a tutti appunto senza spendere un euro, proprio perché crediamo che sia un valore aggiunto alla visita. Per le famiglie, visto che è una nicchia molto importante per un settore come il nostro di un parco, abbiamo aggiunto anche la caccia al tesoro botanico, sempre sull'applicazione. Quindi le famiglie possono andare alla scoperta del parco cercando gli indizi delle piante con i propri bambini, così mentre loro si divertono, i grandi possono godere della bellezza della villa. Abbiamo anche ripensato a una nuova grafica per un'immagine più chiara e immediata per la visita, e siamo felici di ricordare che questo lavoro è frutto di una tesi di laurea di Chiara Bernacchi, che ha deciso di portare Villa Reale come caso studio, e visto che abbiamo apprezzato molto il suo lavoro, ecco che è diventato poi parte integrante della informazione che diamo alla Villa Reale. Insomma, speriamo di poter riaprire in occasione della fioritura delle camelie, perché per noi insomma è un argomento molto importante, infatti ci permette di collaborare a livello locale anche con il camelieto di Sant'Andrea di Compito. E però prima di terminare mi fa piacere ricordare che i lavori invernali di restauro si stanno concentrando sul rifacimento dei sentieri all'interno del parco. Infatti l'obiettivo è quello di renderli molto più accessibili rispetto alla ghiaia che era presente fino a poco tempo fa, e insomma rendere così una residenza storica molto più accessibile nonostante insomma tutte le restrizioni legate al paesaggio, ma ecco, come si vede dalla foto, sicuramente non sarà rovinata la bellezza del posto, ma anzi contribuirà a una maggiore fruizione del posto. Nella speranza insomma di potervi accogliere da marzo in poi, rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione possiate necessitare, e vi ringrazio nuovamente. Grazie dottoressa Covanna. Adesso diamo la parola a Gabriele Clavrese dell'associazione Turis Lucca, che svolgerà il tema Guide turistiche smart, nuovi approcci tecnologici alla scoperta dei territori e delle loro eccellenze. Sì, molto bene, spero che mi sentiate. Sì, sì. Mi sentite forte bene. Forte e chiaro. Bene, allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Bonjour à tous, in français, così almeno diamo un tocco di, appunto, anche internazionalità, è giusto fare così. E Il mio tema appunto è un tema direi particolare, e in un certo senso potrei dire per una guida turistica come me ormai
diciamo un po' datata, perché sfioro i 60 anni, ho una certa esperienza alle spalle, direi quasi dolorosa, perché per una guida come me, abituata al contatto fisico, al contatto con il cliente, al mettersi come mediatore fra l'opera d'arte, il territorio e, diciamo così, il cliente, cioè dargli quella sensazione, diciamo così, di effetto Stendhal, dover parlare di tecnologia è doloroso, ma è doveroso in questo momento, perché la mia categoria, la categoria delle guide turistiche, sta soffrendo moltissimo la situazione appunto della pandemia. Vi do un'idea di quello che abbiamo vissuto. La mia esperienza è in seno ad un'associazione che si chiama Turis Lucca e che svolge la sua attività, pensate, dal 1982-85. In pratica abbiamo visto tutto lo sviluppo del turismo crescere. Eravamo giovani e io avevo anche i capelli a quel tempo, quindi diciamo proprio un iter in crescendo e che ci ha visti così noi come guide quasi dei protagonisti nella promozione dei nostri territori. Ecco, è arrivata la pandemia e possiamo dire che io posso dire che in tutta la mia esperienza non ho mai visto un collasso turistico di questa portata. Noi siamo sempre stati abituati a avere un contatto sia con un turismo individuale e in particolare anche con un turismo organizzato. Ecco, praticamente abbiamo visto la disdetta del 100% del turismo organizzato. Tra questo turismo organizzato, quindi tour operator locali, nazionali, internazionali, però una fetta in un determinato periodo dell'anno era anche dedicata ad un turismo, diciamo, italiano e giovanile, cioè quello delle scuole, il turismo rivolto all'educazione, in questo caso di italiani e stranieri, ai nostri territori. E trovandoci in questa situazione, diciamo, noi che siamo sempre stati abituati anche però a rigenerarci per affrontare varie evenienze, noi, la mia associazione, a un certo punto ha compreso la grave crisi e non ci siamo solo rivolti alle istituzioni, ma abbiamo cercato di riorganizzare e rimodulare completamente le competenze che avevamo e cercare anche dei nuovi programmi di sviluppo. E appunto in questo contesto abbiamo pensato a, diciamo così, delle soluzioni. In primo luogo con dei progetti che prevedessero la nostra presenza, ma anche uno strumento tecnologico che ci desse la possibilità di entrare in contatto con chi purtroppo in contatto con noi in questo momento non può avvenire. Ora, noi purtroppo pensiamo che questa situazione perdurerà per un bel po'. Io ho sentito in queste ore che ascoltavo numeri veramente mirabolanti che tutti noi abbiamo vissuto nel turismo del passato, però il turismo del futuro per un po' non avrà quei numeri. E allora noi come fare per poter far vedere e nello stesso tempo promuovere i nostri territori? Ecco che abbiamo pensato a alcuni strumenti tecnologici e devo dire che dove vivo io, cioè a Lucca, una città d'arte con un territorio complesso all'interno della Toscana nord-occidentale, però questa città ha sempre avuto molte energie di sviluppo anche rivolto verso il futuro. Fra queste esiste un polo tecnologico che prima sentivo la dottoressa appunto da Genova ci diceva del loro interesse verso le start-up. Bene, in questo polo tecnologico si stanno sviluppando appunto start-up. Una di queste
ha attirato la nostra attenzione. Perché? Perché ha sviluppato appunto una tecnologia che ha come strumento, qui lo mostro in diretta, quello che viene detto un gimbal, questo è di tipo Osmo, che riesce a stabilizzare praticamente come vedete in questo modo, riesce a stabilizzare le riprese e grazie a questo strumento e grazie a una piattaforma appunto che è sviluppata da un gruppo che si chiama Mensuratech, che è insediato appunto il polo tecnologico, sono tutti giovanissimi questi giovani ricercatori, ci dà la possibilità con una loro piattaforma di metterci in contatto in remoto con chiunque voglia come dire, vedere, grazie al nostro intervento personale, luoghi che noi possiamo proporre o con i quali possiamo anche trovare un accordo di visita. Quindi il primo, come dire, la nostra prima attenzione si è rivolta verso quella categoria, diciamo così, di persone, come dicevo prima, che forse più di altri soffrono la situazione che stiamo vivendo, cioè gli studenti. Considerate che con la didattica a distanza i ragazzi di tutta Italia, ma anche del resto d'Europa, hanno sofferto e anche la nostra didattica ha sofferto nel riuscire a prendere, come dire, il volo, a riuscire a attrarre. Bene, invece noi con questo strumento siamo in grado di andare nel territorio e usando da casa un semplice PC appunto e una rete wifi, noi siamo in grado di essere interattivi, perché loro da casa sono in grado addirittura di interagire con noi, di muovere da remoto il nostro cellulare e visualizzare i vari punti che di interesse. Quindi capite che noi siamo in grado di non solo far vedere una città o far vedere una campagna, ma siamo in grado anche di andare nei luoghi più remoti, riuscendo a far vedere il nostro territorio. Quindi noi non siamo supportati purtroppo da nessuno, queste sono, come dire, nostre attività che svolgiamo senza il supporto di nessun ente. Magari se qualcuno ci ascolta ci volesse anche dare una mano in questo senso, però sicuramente noi possiamo fare da capofila per tanti colleghi che magari possono essere interessati a mostrare i territori grazie a questa tecnologia, a queste piattaforme e grazie alla nostra esperienza. Quello che voglio dire è che questa tecnologia sarà anche nel futuro probabilmente una tecnologia di supporto per tutti coloro che da altri continenti, perché ci si può collegare anche con persone in altri continenti, non hanno al momento la possibilità di vedere i nostri territori e le nostre bellezze, ma lo possono fare con questo modo. Magari arriveranno in un secondo momento. Il mio augurio comunque è quello di poterci rivedere. Ed ecco perché vi voglio salutare con un video che abbiamo proprio sviluppato noi, diciamo meno di un mese fa, dove possiamo farvi vedere intanto quello che sono stati i nostri pochi strumenti, la nostra città, e così vi presento anche i miei colleghi. Con questo vi saluto e ringrazio anche gli amici traduttori. Thank you.
Grazie, Gabriele. Grazie a voi. Questo è veramente bello, questo video. Adesso do la parola a Olivier Bianconi dell'impresa Bianconi Scoperta, che ci parlerà di circuiti culturali in Corsica, piccoli comitati per visite immersive e esperienziali. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez convenablement. Oui. Vous m'entendez convenablement? Oui. Très bien. Oui, oui. Parfait. Parfait. Alors, je vais essayer peut-être de partager l'écran. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alors, merci d'abord, merci de votre invitation. Salut à tous et bonjour. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. J'ai beaucoup appris en découvrant les interventions et les vidéos des uns et des autres. Que ça concerne donc la Côte d'Azur, que ça concerne la Sardaigne, l'Italie, dont nous sommes très proches en Corse. Alors moi, je suis entrepreneur. On va se reconcentrer directement sur le terrain, entrepreneur dans le tourisme culturel. Donc je suis corse, je vis en Haute-Corse, dans une région qui s'appelle la Balagne. Et qui est une région très riche justement en matière de patrimoine et qui a une grande diversité également en matière environnementale, puisqu'elle se trouve finalement entre mer et montagne, et qui a une tradition assez forte touristique, puisqu'en effet, tout à l'heure, on parlait du tourisme qui débute donc, dans le courant du 19e siècle. Et à Calvi, on a connu, en effet, dès le début du XXe siècle, en tout cas, un essor touristique assez important, avec un grand développement qui s'est fait, comme un peu partout en Méditerranée, autour notamment des années 60, 70 et 80, un tourisme qui s'est très orienté vers notamment tout ce qui est balnéaire, bien entendu, avec l'attraction du littoral, du soleil, donc très estival. Très festif aussi, autour du monde de la nuit, de l'événementiel, etc. Mais un tourisme qui aussi a commencé à s'intéresser à la montagne à travers l'initiative notamment de la création du GR20 dans la fin des années 70. Donc, c'est la grande randonnée assez célèbre en Europe qui traverse la Corse, justement du nord au sud et d'ouest en est. Et donc, moi, j'ai bien plus tard, puisque je suis né en 1977, donc dans les années 2000, j'étais issu du milieu associatif culturel, journaliste de formation et d'expérience. J'avais envie d'un projet entrepreneurial dans le tourisme, justement, et j'avais envie que ce projet puisse se faire justement sur le territoire où je vivais, où mes ancêtres vivaient depuis des siècles, en choisissant justement une orientation différente, en essayant de valoriser le patrimoine. Alors, le patrimoine de la Corse, il est très diversifié hein, en fonction des secteurs où l'on se trouve. Mais dans les régions particulièrement attractives comme la Balagne, justement, ben, on trouve un patrimoine qui est très riche, un patrimoine rural, un patrimoine aussi de cités, je dirais, de garnisons militaires. Donc, un patrimoine ancien, il peut être médiéval, il peut être renaissance, il peut être plus contemporain, mais un patrimoine aussi archéologique, antique ou préhistorique. Passionné d'histoire étant historien notamment, j'ai décidé donc en 2005, donc c'était il y a 16 ans, de tenter l'aventure entrepreneuriale en fondant une petite compagnie dont à l'origine je n'étais que le seul salarié. Cette compagnie, c'est Bianconi Scoperta, et avec pour objectif justement d'entraîner la population touristique du littoral vers la découverte patrimoniale à l'intérieur des terres, aussi bien sur la Balagne, mais aussi sur des régions qui sont des régions voisines, de Haute-Corse de façon générale, la région du Courtenay, la région de Castanic, la région de la Casinca, du Cap-Corse, du Nélu, etc.
Mais l'idée étant de partir en petit comité et systématiquement de rentrer le soir. Donc, il ne s'agit pas là d'itinéraire. Il s'agit finalement de circuits à la journée qui se font sur, on va dire, entre 8 et 12 heures de parcours. Alors, je vais essayer d'avoir voilà, quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi cela ressemble. Donc, en commençant en 2005 sur ces parcours donc à la journée, des visites parfois plus ponctuelles, j'ai rencontré au départ bah, évidemment quelques difficultés, mais assez rapidement un succès et un intérêt suffisant qui m'ont permis de pouvoir justement rassembler autour de moi une équipe, former bien entendu des guides conférenciers, notamment qui pouvaient sortir de l'université et qu'il fallait ensuite comment dire, former sur ce terrain-là, sur cette façon d'appréhender un petit peu le patrimoine, de façon à la fois précise et en même temps ludique, s'adressant à des publics qui sont très différents, puisqu'on a des publics qui sont principalement francophones, mais on a aussi des publics, je dirais, qui ne le sont pas, comme les Anglais, les Italiens, par exemple, des Américains, des gens qui viennent parfois d'Asie ou d'Orient. Et donc, ces visites, en effet, se font au départ des centres de vacances, des hôtels, des hébergements, de quelque ordre que ce soit, des chambres d'hôtes, par exemple, des choses comme ça. Chaque sortie est flanquée d'une thématique, donc une thématique historique en général, qui lui permet à la fois de se différencier des autres par son sujet, mais aussi par la région que l'on va visiter. La prise en charge des personnes se fait à bord de véhicules. Alors ici, on voit sur cette photo, par exemple, un 4x4. On a des expéditions qui vont se faire, en effet, sur des terrains plus difficiles, qui vont nécessiter donc l'emploi de véhicules adaptés, ou alors avec des minibus pour aller chercher notamment le patrimoine des villages plus accessibles. L'essentiel ensuite de la visite va se faire à pied, donc on va passer beaucoup de temps finalement à fouiller les lieux. Évidemment, tout le patrimoine public est concerné, bien sûr, mais aussi en partie le patrimoine privé. Puisque l'idée de ces journées, c'est d'aller à la rencontre aussi justement des propriétaires privés qui constituent en Corse près de 77% du patrimoine disponible. Donc c'est très important. Et donc on va aller ouvrir les portes de bergeries, de moulins, de couvents restaurés, comme on le voit sur cette photo ici, avec son propriétaire qui nous reçoit, qui nous en fait lui-même parfois la visite. Nous allons nous retrouver aussi parfois avec des modes de locomotion un peu plus singuliers. Alors la marche à pied, bien sûr, sur des sentiers, mais aussi parfois pour les enfants, des modes de locomotion en équidé, à cheval ou à dos d'âne, à l'occasion de découvertes de sites environnementaux classés particulièrement sensibles. On va privilégier par exemple le kayak, qui va être un moyen de locomotion intéressant, mais toujours avec pour objectif donc la découverte du patrimoine historique, la rencontre avec l'habitant, et puis une dimension sociale très importante, avec toujours une relation entre finalement le passé et aussi l'actualité de la Corse, hein, ce qui nous concerne. Donc ces excursions-là se font de cette façon-là. Je vais passer un petit peu, on voit un petit peu d'autres photos. Voilà, ici, on voit donc sur la partie basse, donc le village de La Porte, dans le centre de la Corse. C'est une région qui est très riche en patrimoine, qui était autrefois extrêmement peuplée. Elle a marqué la Corse à la fois par ses productions, notamment des productions en matière alimentaire, bien sûr, mais aussi artisanales. Donc la Cassanitch était une des régions les plus peuplées de la Corse rurale, et même, je dirais ça, de l'Europe rurale, avec une concentration démographique qui était tout à fait importante. Aujourd'hui, à contrario, c'est une région qui est un petit peu enclavée, qui est difficile d'accès, qui souffre du coup de désertification, mais qui conserve en effet une authenticité, un patrimoine tout à fait remarquable,
une gastronomie, encore quelques producteurs, une âme en tout cas qui intéresse et qui interpelle. Donc voilà, ça, ce sont des personnes qui ont quitté, donc en effet, pendant la période printanière, le littoral pour aller découvrir justement sur une journée cette région, à travers des thématiques historiques aussi qui sont parfois difficiles d'accès. Là, on part sur une période qui concerne le 18e, notamment le 18 et 19e siècle. La Corse a connu un épisode en cette période-là particulier, puisque des révolutions ont eu lieu d'importance contre notamment l'administrateur génois à l'époque, qui a tenu la Corse pendant près de 5 siècles. Ces révolutions vont entraîner donc une sorte de des mouvements comme un peu des guerres civiles. Il y en aura 4 qui vont aboutir donc à l'indépendance de la Corse en 1755 et une administration donc locale qui va durer environ 14 ans. Et cette période-là constitue en fait un terreau qui vient nourrir justement l'actualité de la Corse avec évidemment tout ce dont on entend parler depuis 30-40 ans. Et les gens qui viennent participer à ces excursions-là viennent chercher justement des réponses aussi à leurs questions contemporaines à travers l'histoire. Passer, hop, ici on voit notamment donc les balades que l'on peut produire historique toujours ou environnemental à bord de kayak. On voit ici un petit garçon sur la hauteur de Calvi à découverte donc de vestiges médiévaux. Donc voilà, ce sont des visites qui remportent un succès intéressant, qui ouvrent la possibilité justement d'un tourisme différent, d'un tourisme de convivialité, d'authenticité, mais évidemment, comme mes collègues guides, dont on a entendu tout à l'heure l'expression très intéressante, on souffre actuellement bien sûr aussi de la situation de crise, bien entendu. Hein. Et je crains, à défaut, je dirais, d'aide massive dans les années qui viennent, eh bien que ce type d'initiative se retrouve marginalisée par l'impératif, justement, de la ressource économique, et donc qu'on aille plus vers la facilité que vers, finalement, l'intérêt de la matière pour des raisons économiques. Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. En vous remerciant. Merci de votre écoute. Grazie. Adesso do la parola ad Alessandra Torre, referente della cooperativa Gea Ambiente e Turismo, che ci parlerà del progetto di Tassis, quali opportunità per i territori. Buonasera a tutti. Grazie per l'intervento. Io partirò direttamente dalla condivisione dello schermo, così andiamo abbastanza rapidi, visto che ormai la giornata è diventata decisamente lunga e impegnativa per tutti. Allora, oggi vi racconto fondamentalmente di un progetto che è nato diversi anni fa, è nato con un progetto Accessit, e col progetto Great Access noi realizziamo la seconda parte della progettazione. Io rappresento una cooperativa di 9 soci che negli anni si sono occupati di turismo e di sostenibilità. Abbiamo visto che l'esperienza Accessit ci ha veramente dato la possibilità e l'opportunità di progettare e di crescere nei territori. Parlerò di 2 musei. Uno si chiama MUMA, il museo che già esiste, e l'altro invece è il MULAG, il museo che si andrà a realizzare, si sta già realizzando. Comunque la foto che vedete sono i colleghi che stanno montando i pannelli, ed è il museo della laguna. Dove siamo innanzitutto? Siamo in Sardegna, siamo nella costa sud-ovest,
Nell'isola di Sant'Antioco esiste il MUMA, il Museo del Mare dei Maestri d'Ascia, e a Capoterra invece una piccola cittadina molto vicina al capoluogo Cagliari, dove invece si realizzerà il Museo della Laguna. Tengo a sottolineare una cosa, tutti e due questi musei nascono all'interno di un elemento fondamentale che è il CEAS, il Centro Educazione Ambientale. La nostra cooperativa gestisce 4 centri di educazione ambientale e alla sostenibilità della regione Sardegna in 4 aree ben definite, tra cui queste due. Il MUMA, ci presentiamo, nasce in una esperienza che la regione ha voluto fortemente realizzare all'interno di una vecchia struttura a cui è affiancato un ostello, lo stello chiamato MUMA anch'esso, che ci permette di sviluppare dei progetti che sono legati alla sostenibilità e progetti legati alle attività culturali. Adesso vi andiamo a raccontare che cosa succederà col nuovo progetto di Great Access. Con Great Access noi andremo a realizzare tutta una serie di infrastrutture che non era stato possibile realizzare con la prima parte, che sono legate soprattutto alla fruibilità. Fruibilità e accessibilità del museo, in maniera tale che non ci siano vincoli e nemmeno barriere per chi avesse interesse di fruire di questo, di questa attività. È molto importante evidenziare una cosa, che il Museo del Mare ha inevitabilmente dato valore a tutte le azioni che noi portiamo avanti. L'ostello è assolutamente integrato in questo patrimonio, tant'è che tantissime azioni che vengono svolte per l'ostello sono, nascono proprio da progettazioni che sono legate al museo e al centro di educazione ambientale. Abbiamo ovviamente sposato fortemente la nostra relazione con il territorio e con le attività didattiche delle scuole che ci stanno intorno. Il museo ha anche suggerito una cosa importante, la sostenibilità, tant'è che ci siamo certificati Ecolabel e alla fine del 2020 siamo stati selezionati dal Ministero dell'Ambiente e abbiamo anche vinto un premio come la struttura che in Italia in questo momento meglio sta cercando di realizzare quelle strategie che sono legate a progettazioni di sostenibilità, soprattutto in questo momento di pandemia. Ho sentito molti colleghi oggi raccontare di queste problematiche, perché ovviamente il problema della pandemia per tutti noi è stato un momento in cui abbiamo dovuto confrontarci con una situazione che nessuno di noi poteva minimamente immaginare. È la nostra parte di sostenibilità legata soprattutto alle persone ci ha permesso di andare avanti e di trovare delle strategie nuove per poter continuare a far funzionare le nostre attività. Il museo stimola il design delle nostre camere, come abbiamo delle camere che sono state disegnate da diversi artisti, no? Legandoli proprio al progetto Mare, stimola anche i gadget che noi abbiamo e anche tutte le azioni che vengono svolti. Questo è, ve lo presento, è una parte del nostro staff, sono tutte persone sufficientemente giovani, allegre, preparate, sono persone che hanno voglia di sperimentare ogni giorno il loro rapporto con il cliente. Nel contempo all'interno del museo si fanno anche progetti di residenze artistiche. E questa a sinistra è la foto di una delle ultime residenze artistiche che sono state fatte per un progetto finanziato da una fondazione. Qui invece siamo a Capoterra, questo è i nostri uffici, questo è il nostro spazio all'interno del quale noi realizziamo
attività di educazione ambientale e a brevissimo riusciremo a inaugurare quello che è il Museo della Laguna. Il Museo della Laguna ha dei presupposti importanti che sono la gente, l'habitat e la storia, perché questo territorio è anche fortemente ricco di storia. I due territori, Sant'Antioco e Capoterra, hanno in comune tre elementi importanti: la laguna, il mare e l'attività estrattiva del sale, e sono degli elementi che messi in rete possono essere elementi di contorno anche a tutte le altre attività turistiche che si trovano all'interno del territorio stesso, tant'è che noi funzioniamo come catalizzatori di azioni, di attività e di fruibilità da parte del turista. Questo è un rendering di come verranno realizzate le nostre strutture. Lavoriamo, questi sedili sono realizzati con delle stampanti 3D in accordo con il parco scientifico e tecnologico che dista dalla nostra struttura una decina di chilometri, che è Pula. Alcune attività già si possono svolgere all'interno della nostra casa, a Casa Spadaccino, dove i nostri biologi, chimici e naturalisti lavorano costantemente per l'attività con le scuole. Quest'estate abbiamo avuto necessità di spostarci all'esterno, per fortuna abbiamo un grande giardino, quindi tutte le attività che prima svolgevamo all'interno sono state spostate all'esterno. Abbiamo un amico che ci accompagna in questo percorso, che è Gillo, una specie di bambino Sanpei, che a volte veste i panni del pescatore, ma può essere anche un fenicio, può diventare un minatore, un boscaiolo, è colui che accompagnerà i visitatori alla scoperta del Mediterraneo attraverso i nostri centri di educazione ambientale e i musei. Alcuni numeri che sono stati fatti in questi anni e che quest'anno purtroppo abbiamo dovuto completamente ridimensionare, però come ho sentito dire da qualche collega, anche noi con le nuove tecnologie siamo riusciti, attraverso una didattica a distanza, comunque a non disperdere quelle azioni, quelle attività che avevamo già messo in essere con le scuole. Abbiamo continuato a lavorare. I progetti sono sempre progetti di rete, continuiamo a esprimerli, a metterli in sinergia. Al MUMA, quindi a Sant'Antioco, dall'anno prossimo, cioè da quest'estate, avremo anche la possibilità di utilizzare un pontile. La prima foto che vedete è un'esperienza di canoe trasparenti nell'acqua, ma dal prossimo anno avremo un pontile che sarà fruibile anche da persone con disabilità, e quindi tutti potranno entrare dentro il museo, visitare alcune parti del museo e poi spostarsi nell'acqua e fare la visita del mare attraverso i nostri biologi, i nostri accompagnatori, di quello che poi è stato, che prima è stato visto all'interno del museo. Io vi lascio con queste parole che per noi sono molto importanti. Questa è la foto di un progetto fatto quest'estate, Cosa chiede al futuro. I nostri pensieri sono stati motivazione, responsabilità sociale e sviluppo, quindi un approccio assolutamente generativo, in maniera tale da salvaguardare il capitale umano, sociale, naturale ed economico di un'intera comunità. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti per la giornata così piena di interesse e di azioni. Grazie. Grazie. Adesso diamo la parola a Benjamin Atlani, CEO della ditta Wixar, che parlerà di itinerari virtuali al servizio della collaborazione città-porto. Alors, buongiorno a tutti, buongiorno a toutes et tous. Un grand merci pour l'invitation. C'est un vrai privilège d'être là avec des intervenants de très haut rang. Moi, je vais compléter en fait ce qui a été dit par Philippe Baute, Monsieur Le Sieur et d'autres en ce qui concerne en tout cas les capsules immersives qu'on a installées à Antibes. Je suis moi-même très heureux car pour une fois, en fait, on m'a demandé de parler innovation
Et je peux le faire avec un exemple concret, vraiment concret. Du coup, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter ce beau projet Grid Access 360 Antibes sur lequel on a, avec mon équipe, eu la grande chance de travailler en coopération avec l'équipe de la CCI, Grid Access, et notamment, je remercie Cécile Comte et toute son équipe. Alors, je vais vous montrer une vidéo dans quelques secondes. Je vais essayer d'être assez court. Grande journée, mais quelques mots quand même avant. La genèse de ce projet, c'est qu'en 2016, moi, j'ai travaillé pour Nouvelle-Calédonie Tourisme et que pour eux, on avait développé le premier jeu marketing touristique en vidéo 360 interactive au monde. Et ça a été pour moi une révélation. J'ai découvert la puissance, en fait, de la réalité virtuelle pour créer de l'émotion et de l'engagement avec le public en mettant en avant notamment le patrimoine naturel. Alors, juste avant de vous montrer cette petite vidéo, voilà, juste une chose encore, j'y crois, moi, la réalité virtuelle pour le patrimoine, parce que j'ai vu comment ça rapprochait réellement les générations, comment ça pouvait marcher en termes de patrimoine culturel et naturel. Et je dirais que non, l'innovation et le patrimoine, ce n'est pas du tout antinomique. Alors, voilà, j'ai beaucoup parlé quand même. Je vous passe une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça et je reprendrai la parole. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que vous avez vu. Donc, on a parlé beaucoup aujourd'hui des capsules immersives et c'est génial. Moi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, quelques éléments. Il y a 8 éléments à comprendre pour mieux comprendre l'intérêt de ce projet-là. D'abord, des capsules immersives très concrètes puisqu'elles sont posées sur le port. Donc, ça, c'est quelque chose de très original. Pour une fois, voilà, on a un projet avec la possibilité pour le public de venir, d'essayer, et ça de manière totalement gratuite. On a des cases de réalité virtuelle dedans, hein, donc ça c'est la caractéristique principale, on a quatre casques à disposition du public. Bien évidemment, tout le public est là, présent, 7 à 77 ans et plus, parce que c'est quelque chose de très ludique, qui parle à tout le monde. On a travaillé en 3 langues, italien, français, anglais, comme vous avez vu, on peut choisir au début. Il n'y a pas besoin de comprendre quelque chose à la réalité virtuelle pour essayer. C'est ça qui est assez génial. On a aujourd'hui 3 itinéraires qui sont présents dans les capsules. Un itinéraire pédestre, un qui est sur l'aérien et un autre sur le sous-marin. On va avoir des itinéraires encore 3 bientôt. Donc, c'est quelque chose de vivant et qui va justement s'enrichir au fur et à mesure du temps. Alors, je passe assez vite, hein, vous m'excuserez parce que je ne vais pas entrer dans tout le détail, je sais que la journée était longue. Des infobulles interactives, des jeux, voilà, c'est vraiment quelque chose de très ludique qui plaît au public. C'est très simple, encore une fois, et on s'amuse beaucoup. Alors, le why de tout ça, pourquoi on a fait ça? En fait, sans rentrer dans beaucoup de détails en termes de théorie sur à quoi ça sert la réalité virtuelle, j'ai déjà fait des webinars sur ce sujet, j'ai fait un livre blanc sur le sujet
d'ailleurs. Là, on est sur une expérience qui est in situ. Hein. Il y en a qui sont ex situ, c'est-à-dire quand on n'est pas sur les lieux. Là, on est in situ. Clairement, le but, c'est d'enrichir l'expérience, enrichir la visite in situ. Donner accès à des lieux inaccessibles, tout simplement. Hein. Bien sûr qu'avec avec cette expérience, on peut se prendre pour un oiseau, on peut se prendre pour un poisson. Voilà, c'est des choses qui sont assez extraordinaires à vivre et qui sont autour du patrimoine. On parle vraiment d'Antibes en regardant ça. Donner accès à des lieux inaccessibles, mais aussi remonter le temps, parce que du coup, on peut mieux comprendre ce patrimoine qui est assez incroyable à Antibes. Je refais pas l'historique, mais moi-même qui connaissais peu, j'ai été vraiment extrêmement étonné et frappé. Et je trouve ça assez génial de pouvoir, par exemple, survoler la photo qui est à droite, ici, le Fort Vauban, comme on n'a jamais vu. Et on a l'impression de pouvoir regarder partout comme si on était un oiseau. Surtout, et moi, c'est ça que je vais retenir le plus. Il y a une chose à retenir, c'est l'émotion créée avec le public. C'est le fait que, en fait, avec la réalité virtuelle, la vidéo 360, puisque c'est ça, hein, vous avez vu, on filme la réalité, eh bien, on crée une émotion. Cette émotion, elle est expliquée, elle est explicable. Hein. Il y a beaucoup de théories aussi sur la réalité virtuelle, mais en deux mots, on a l'impression d'y être. On a l'impression que notre cerveau nous dit « mais attends, tu es en train de voler, tu es en train de faire cette expérience ». Et c'est absolument incroyable. C'est pour ça que moi, j'ai voilà, on va dire tout abandonné pour créer un projet sur ce sujet-là. Si vous connaissez pas ça encore, je vous invite à tester. Et puis, la dernière chose, apprendre en s'amusant, ça, c'est pas nouveau. On le sait tous, le ludique, ça fonctionne auprès de tous les publics d'enfants, les adultes, les personnes âgées, les handicapés. On a vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde. Et pour finir, comment on a fait ça? Juste quelques éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Et pour vous dire que d'abord, on a aussi une accessibilité qui est plus forte, plus grande, plus étendue que juste les cases de réalité virtuelle, puisqu'on a des applications mobiles hein, sur iPhone et Android qui sont disponibles. Donc, en fait, quand le public se trouve devant une capsule immersive qui est fermée, elle peut effectivement télécharger une application qui va exactement de la même manière lui donner la possibilité de jouer, de découvrir le patrimoine. C'est moins bien parce que c'est moins immersif, mais c'est quand même assez extraordinaire parce que on est en 360 aussi. Je vous invite aussi à télécharger ça. On vous enverra si ça vous intéresse les liens de tout ça. Alors, comment on a fait ça? On a fait ça avec le logiciel. Donc, je suis fier d'avoir, avec mon équipe, créé hein, depuis deux ans et demi de R&D. Ça s'appelle Wixart. C'est une solution qui est la plus simple pour créer ce genre de choses. En quelques minutes, on peut enrichir des vidéos 360. Donc, pardon pour cette pub. Juste, voilà, c'était important quand même de le dire. C'est derrière, il y a un logiciel qui est très simple. On peut reprendre la main aussi quand on est nos clients, en fait, hein, peuvent eux-mêmes agir sur le logiciel. Et juste une chose encore, si on parle d'innovation, là, vous avez vu que le public est sur place, mais on peut aussi imaginer de faire, alors ça, c'est plutôt en temps de pandémie, peut-être avec un public de professionnels, des événements, en fait, où on va se retrouver en vidéo 360, donc en immersif, dans le monde entier, au même moment, pour faire des visites guidées. On commence à en faire. C'est des choses qui peuvent, à partir de ce type d'expérience-là, se faire aussi. Voilà, moi, je voudrais terminer par là. Merci encore pour nous avoir fait participer à ce projet-là. N'hésitez pas, si vous avez besoin, et encore une fois, les liens, on peut vous les envoyer. J'ai un livre blanc qui est gratuit sur le tourisme et la réalité virtuelle pour ceux que ça intéresse. Et je passe la parole. Merci beaucoup. Grazie. Adesso diamo la parola per l'ultimo intervento previsto a Rita Usai dell'Istituto di Valorizzazione Castelli della provincia di Massa Carrara, capofila della rete museale della provincia, che tratterà il tema Tutta un'altra storia, fonti rinnovabili di narrazione del patrimonio e spazi fluidi di valorizzazione dei territori attraverso percorsi di rete. Prego, dottoressa. L'Istituto Valorizzazione Castelli è un'associazione che gravita sul territorio della provincia di Massa Carrara ormai da circa 50 anni. Prima come Istituto Lunigianese dei Castelli, come associazione che vedeva la partecipazione della provincia e di alcuni dei comuni della provincia,
che aveva una vocazione di supporto alla provincia come nella diffusione nella conoscenza del patrimonio storico-architettonico della provincia di Massa Carrara, così come nella gestione di alcuni beni, di alcuni castelli situati all'interno della provincia. E dal 2001 invece si è costituita proprio come associazione no profit a completa partecipazione pubblica, dove socio maggioritario è sempre la provincia di Massa Carrara e soci sono al momento attuale 13 comuni e in prossimo ingresso 14 su 17 comuni della provincia, quindi diciamo che ha un respiro territoriale abbastanza ampio. Ed è stato individuato l'istituto soprattutto per volontà della provincia come un soggetto in grado di gestire quello che era sistema di beni culturali della provincia di Massa Carrara, che va dai castelli come originaria funzione dell'istituto, ma poi si è estesa anche a un contesto più ampio che è quello del sistema museale della provincia di Massa Carrara, che ricomprende al momento 19 musei distribuiti su tutto il territorio e successivamente anche nel sistema delle biblioteche della rete provinciale delle biblioteche della provincia. Diciamo che l'istituto nasce inizialmente per affiancare e per supportare gli enti nella realizzazione delle attività, ma poi in particolar modo dopo la legge Delrio, quindi dopo la riforma delle province del 2014, diventa un'associazione che erede di tutto un percorso fatto affiancando gli uffici provinciali, l'ufficio cultura della provincia, diventa esso stesso promotore di iniziative specifiche, ma soprattutto di iniziative specifiche di rete sul territorio, mettendo a sistema sia la parte relativa ai castelli. Il nostro territorio ha come caratteristica principale, come una delle caratteristiche principali e peculiarità principali, proprio questa del grandissimo e fortissimo incastellamento, anche se poi i castelli fruibili sono al momento una quindicina, quindi diciamo che l'istituto mette a sistema questi castelli per quanto riguarda il contenuto, ma non per quanto riguarda le gestioni, e mette a sistema il sistema museale della provincia di Massa Carrara, Terra dei Malaspina, delle statue stele, unitamente appunto alla rete delle biblioteche. Si caratterizza il percorso dell'istituto? Lavorando in un territorio che comunque è un territorio limitrofo rispetto a quelli che sono i grandi attrattori culturali, quindi rispetto a quelle che sono le città che vantano un patrimonio artistico-culturale di valore inestimabile, noi ci muoviamo all'interno di un territorio che intanto non è in grado di recepire un turismo di massa, non essendo in grado di recepire un turismo di massa, però è sicuramente uno di quei territori dove vengono promosse e valorizzate una tipicità di turismo esperienziale, quindi diciamo un turismo di nicchia. E dove interviene il ruolo dell'istituto all'interno di questo contesto? Un ruolo che come istituto valorizzazione Castelli, come associazione culturale, è sostanzialmente un ruolo appunto culturale, non turistico, ma l'associazione incontra il turismo proprio in quello che ho colto anche da alcuni interventi che sono stati fatti durante la mattinata, quindi in prima mattinata, interviene nella costruzione di quella che è l'accoglienza del territorio, cioè attraverso la sensibilizzazione del territorio, dando vita ad una serie di esperienze che hanno contribuito a costruire un vissuto dei beni culturali che va oltre quella che è la loro formale essenza, quindi la loro specificità, e li elegge più che altro a luoghi di coesione sociale, di promozione del territorio e di avvicinamento alla cultura in senso più ampio, di avvicinamento al bello.
Proprio nel riconoscere questo ruolo ai luoghi della cultura del territorio che l'Istituto contribuisce a rafforzare l'immagine del territorio e quindi anche a coniugare le sue diversità e a trasformare quelli che sono dei valori culturali ed estetici in una fruizione di tipo economico e sociale. Come si è mosso l'Istituto? In particolar modo il mio intervento in cosa consiste? Non tanto nel tracciare un quadro dei percorsi turistici collegati alle attività dell'Istituto, quanto piuttosto ragionare su un principio da cui si è mosso l'Istituto, che è quello di attribuire, riconoscere ai luoghi della cultura del territorio, nei beni culturali, valore di laboratori in cui il ruolo primario lo assume proprio lo spettatore. Ora, al di là della panoramica generale, molto sintetica, perché chiaramente non sono state raccolte nella mia slide tutte le immagini dei beni raccolti sia dal sistema dei castelli che dalla rete dei musei della provincia, però per darvi un'idea, noi ci siamo mossi un po', e questa slide l'ho scelta perché è abbastanza significativa dal punto di vista dal punto di vista nostro rispetto alla costruzione di quelli che sono stati tutta una serie di percorsi di rete, soprattutto percorsi di rete che possiamo dire percorsi di accessibilità al patrimonio culturale provinciale. Ci siamo messi dal punto di vista dello spettatore, cioè noi abbiamo cercato di capire come creare dei percorsi di narrazione che fossero in grado in qualche modo di sedurre, cioè di condurre con sé il pubblico, suscitando nel pubblico desiderio e curiosità. Questo è uno dei progetti che noi abbiamo, sono alcuni dei progetti che abbiamo fatto come sistema museale e sono i progetti destinati al pubblico con disabilità ai malati di Alzheimer. È un progetto che stiamo seguendo in particolare con dei musei che hanno meno problematiche dal punto di vista dell'accessibilità fisica e sono progetti che il sistema museale sta curando non solo per quanto riguarda i supporti fisici all'accessibilità delle persone con Alzheimer o con disabilità, ma anche per creare, come dicevo prima, nella logica per cui i musei e i luoghi della cultura sono laboratori in cui fare delle esperienze, delle attività innanzitutto non sono prettamente legate alla natura specifica del museo, ma che suscitano un interesse e un coinvolgimento che è anche di tipo emotivo del pubblico coinvolto. Allo stesso tempo, un percorso importante realizzato dall'Istituto come sistema museale sempre è quello realizzato con gli stranieri, in particolar modo con gli stranieri afferenti al CPIA della provincia di Massa Carrara, il centro per la formazione degli adulti, per l'istruzione per gli adulti. Questo è un percorso che abbiamo iniziato ancora nel 2015 ed è un progetto che, come vedete, si chiama Learn with Museums, i musei con altri occhi,
ed è un progetto di narrazione del patrimonio in chiave interculturale. Noi interveniamo, sono percorsi che creiamo prima di approfondimento e conoscenza dei musei del territorio, quindi la classe di solito che è composta da un numero non troppo elevato di partecipanti, perché sennò diventa difficile gestire progetti di questo tipo. La classe viene accompagnata all'interno del museo, alla classe viene raccontato il museo, però poi gli studenti trovano un percorso narrativo loro del museo stesso. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di arricchire quella che possiamo dire il contenuto stesso del museo, perché il museo viene visto con degli altri occhi, il pubblico il pubblico straniero, il pubblico di persone che difficilmente comunque avrebbero visitato il museo, perché gli studenti del CPA sono tutti studenti che studiano per il diploma di scuola media, giusto per avere un accesso al mondo del lavoro, quindi la loro possibilità poi di integrarsi col tessuto sociale locale è veramente limitata a quelle attività appunto lavorative e alla scuola. Quindi i ragazzi trovano loro una chiave all'interno del museo per raccontare loro stessi e comunque per interpretare il museo in un'altra chiave, cioè dare evidenza a delle cose che magari noi stessi, che siamo operatori museali, non avevamo individuato. Quindi è un modo comunque di espandere anche il contenuto stesso del museo, tant'è che tutti i contenuti dei progetti realizzati all'interno di questo contesto sono poi stati inseriti dentro quelli che sono i supporti multimediali dei musei, oppure sono stati anche utilizzati per la realizzazione di mostre itineranti all'interno dei vari musei del sistema museale. La invito a concludere perché siamo in ritardo, ok, quindi non vi sto a parlare dell'altro progetto di arte contemporanea, sono tutti percorsi che abbiamo studiato appunto per dare delle nuove voci di narrazione ai musei. Ultimo che vi presento e molto sinteticamente è il festival jazz che l'istituto realizza all'interno della provincia di Massa Carrara, che si chiama Mutamenti, ed è un festival jazz in cui oltre a gli operatori culturali del territorio che vengono coinvolti, perché il festival prevede anche tutta una serie di attività collaterali che sono di approfondimento delle realtà del territorio, sono fortemente coinvolti anche gli operatori turistici del territorio che realizzano delle attività dalle degustazioni alle ospitalità, e in questo senso l'istituto collabora strettamente col settore turistico perché realizza proprio dei pacchetti specifici per diffondere la conoscenza del territorio contestualmente alla realizzazione del festival. Quindi vabbè, questo era l'ultimo progetto che volevamo presentare. Vi ringrazio e niente, ho concluso. Grazie. Grazie. Adesso appunto, abbiamo terminato questa giornata. Io ringrazio il capofila, i partner istituzionali, tutti gli enti territoriali, tutte le persone che hanno partecipato. Ringrazio la segreteria tecnica organizzativa di Asti, Incentives e Congressi di Pisa, gli interpreti Giuseppe Nicoletti e Monica Tobaldin. Ringrazio anche le mie colleghe, la dottoressa Bertacchini e la dottoressa Caputo, che per la provincia di Lucca hanno seguito con ottimi risultati questo progetto. È anche questo un momento di costruzione dell'Unione Europea, ed è positivo che soggetti diversi, pubblici e privati, in questo momento abbiano trovato il tempo e la voglia di sviluppare, diciamo, queste tematiche. Io concludo con una frase
del principe Mishkin nell'Idiota di Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Io credo che noi nel nostro piccolo stiamo lavorando per questo. Grazie.